L'amicizia in dolore, ricordo, l'ho imparato da te. Vorrei tornare indietro per un momento, ma il tempo non si ferma, corre lontano. Io stringo forte a me la piccola mano, un giorno mi accarezzava e da quel giorno i miei ricordi li dedico a te. Coro! Io stringo forte a me piccola mano, che un giorno mi accarezzava e da quel giorno i miei ricordi
Solito siamo al nono anno. In 9 anni abbiamo fatto una serie di avvenimenti che adesso vi dirò quali sono, giusto per ricordarli per chi è venuto più o meno nelle 28 interventi che abbiamo fatto. La prima cosa che vi voglio dire è che i bagni sono all'ingresso, servono un po' a noi, no, a te no che sei giovane, dico servono a me prostatico perché se mi serve la pipì posso fare. Seconda cosa, le uscite di sicurezza sono quelle due, la prima e la seconda, quindi in caso di terremoto, o in caso c'è qualcuno che ha lo spray orticante, ricordiamoci che non c'è solo un'uscita, ma ci sono due uscite, perché sono morte 5 persone per l'effetto gregge. L'effetto gregge significa questo: quando siamo molte persone, se ne va una persona da una parte, andiamo tutti da quella parte. È successo lì ad Ascoli proprio in questa maniera. C'erano 3 porte di sicurezza e sono andate tutte al bimbo. Abbiamo perso mezzo minuto ogni volta che fate delle riunioni o degli avvenimenti con più persone. Ricordatelo di dirlo, come quando andiamo in aereo, che ci fanno perdere 5 secondi per dirci dove sono le uscite di sicurezza. Terza cosa è la clessidra, perché siamo in 3 a intervenire, abbiamo 25 minuti a testa, quindi in praticamente meno di un'ora e qualcosa, riusciamo più o meno a dire qualcosa su questo trascinetto, perché questi interventi che io intendo, praticamente già ormai lo sapete con la lingua di fuori, Mamet, Bisset, Cash, meglio sapere che avere, chiaramente sono interventi che abbracciano un po' tutte le condizioni della vita. Abbiamo iniziato con l'economia col professore Cessosimo, i vitigni con Mitidieri di Castrovillari, le religioni con Passarelli, i terremoti con Tansi, la transumanza con Miraglia e Carrino, dottor Carrino, filosofia con Pistoia, la Calabria con Don Giacomo Panizza, le religioni ricordando Papa Sferrari con Panayotis, glottologia con Trump, Sparta con Chidichimo, Sparta è la ginestra, la Sparta nostra, la musica con il professore Rennis, la massoneria con il dottore Vicchio, il fuoco con Rosetti,
l'intelligenza artificiale col professore Greco, la giustizia col giudice Placco, la storia col professore Massara, la montagna con Nicola Zaccato, le montagne, un secondo libro sulla montagna di Mimmo Pace, Albania, abbiamo fatto questa riflessione sull'Albania, la pazzia con Ettore Slaticò, il sistema borbonico con l'architetto Ruggeri, il Canun con Damiano Guagliardi, Einstein, poi abbiamo fatto arte con Gigliola Giammarini e Mimmo mio nipote, l'Islam con un imam di Villa Piana e l'ultimo abbiamo fatto il 1968, 50 anni dal 1968 con Giorgio Massacra, professore Cappelli e Enzo Piperno. Questo è su Frassinta. Su Frassinta, questa indicazione qui di Frassinta era un qualcosa che io avevo già preparato 12 anni fa e lo dovevamo fare con tre personaggi. Era il figlio Carlo Pellicano e le due sorelle Adduci, che chiaramente, sistematicamente, Pellicano per ovvi motivi perché sta in Albania, ma gli intellettuali di Frassinta sistematicamente non ci sono. Ci darò delle cifre. Lo sapete quanti laureati ci sono a Frassinta? 220 laureati residenti. Cioè significa che uno come me, che abita a Castrovilla, non so tu sei residente a Frassinta, allora tu sei censita, ma uno come me, sto dicendo che abita a Castrovilla, uno come il figlio che abita a Castrovilla, non sono censiti tra i 200, ma i 220 sono qui residenti e sappiamo qual è l'azione di queste persone di essere attenti un po' a queste condizioni qua, di essere attenti non solo agli avvenimenti culturali, perché ultimamente ci sono stati due avvenimenti culturali con sette persone presenti. Hanno ricordato tuo zio. No, hanno ricordato Maria Marco e Bernardo Bilotta, no, perché è successo l'incidente, ma hanno ricordato Amore Aulico, otto persone, è inaudito, è semplicemente inaudito che in una comunità come la nostra, cioè sia, però chiaramente faremo una riflessione anche. Scusate, posso fare una domanda? Sì. A me per questa cosa? Sì. Non potete magari con WhatsApp comunicare alla gente di certa cosa? Assolutamente no, oramai noi siamo, no, una condizione che uno vuol fare una cosa, tu sei, ti piace una determinata, falla, anche se ci sono poche persone, falla, senti a tuo nonno, falla, perché è solamente con l'esempio che si può andare avanti. Allora, Stamattina, mentre facevamo, c'era Antonio con la classe sua, ragazzi di seconda media dell'Istituto Comprensivo di Frassinta, mentre gli ho fatto vedere le foto che poi vedremo noi, dei ragazzi di seconda media, erano 21 ragazzi di seconda media, che sa dove è nato il nonno. A Frassinta, dove è nato il nonno, cioè una seconda generazione già non lo sa. Allora, è chiaro che una riflessione noi la dobbiamo fare su questo, ma io sono innamorato di Frassinta, ma non perché sono innamorato così. Forse siamo innamorati, chi è fuori, no? È molto più innamorato di chi è dentro. Io ho 70 anni quasi, 69 anni, il prossimo anno. Allora, lo sapete cos'è che avviene? Ho vissuto solamente 18 anni a Frassinta. 50 anni, 51 anni, li ho vissuti fuori, eppure quello che mi attira è Frassinta. Ma come vi attira a voi? Cioè, qui se c'è una persona che è di San Lorenzo del Vallo, il paese che ha vissuto a 18 anni, di questo sposato, o prima,
quando aveva 18 anni, no? Allora, anche se vive a 50 anni qui, è con la testa al suo paese. Non lo so, tu sei nata a Santa Sofia? A Vaccarizzo. Con la testa è a Vaccarizzo, perché è così. Cioè l'amore mio per il paese non è che deriva dal fatto che io sono particolare, perché c'è questa situazione che i primi 18 anni, secondo me i primi 15 anni ti legano al paese. Allora, questo amore del paese è un amore che non è che si ricordi qualcosa, ma ci sono i cinque sensi che io quando salgo, arrivo dalla Pietà e torno e arrivo qui, lì è... cambiano i cinque sensi, l'odore, la vista, l'altro senso qual è? Odore, il tatto, poi l'udito, il rumore, anche il sesto senso è di quello di questa sera, perché questa sera noi stiamo toccando il sesto senso. Allora io avevo pensato, dico, come facciamo a toccare i cinque sensi? Chiaramente l'odore, l'altro, e il rumore lo sentiamo. L'altra sera, mentre non c'era un filo di vento a Castrovilla, riarrivi Caraci Cores, e c'era un vento che non... Allora, questo è il senso di essere appartenente a una comunità. Allora, cos'è che dobbiamo fare stasera? Incontro ad alta voce sullo sviluppo del paese. Chi lo poteva fare? L'incontro ad alta voce sullo sviluppo. È chiaro che dovremmo fare tre aspetti. Io racconterò un po' lo sviluppo urbanistico nel secondo intervento. Farò un secondo intervento in cui farò vedere come Frescineto è cambiata, perché i ragazzini stamattina non sapevano, pensavano che Frescineto era nata, da quando era nata Frescineto? Era nata già con l'autostrada del Sole e con la variante. E ho fatto vedere una foto del 1940 in cui non c'era né variante. L'ultima casa di Frescineto è quella casa che è stata abbattuta dal ristorante, albergo che stanno facendo. Quella casa lì, fra poco la vedete, è una delle ultime cose che abbiamo fatto. Allora abbiamo pensato a un'analisi di natura urbanistica, a un'analisi di natura socio-economica che lo farà il mio cugino, Carletto Carlo Pellicano, è un'analisi di natura politica che la fa Rossetto, cioè dal 45 in poi cos'è che è successo? Lo sapete chi non c'è qui dentro? Non c'è colui che fra, non dico molto, dovete segnarla la data di oggi, ma fra due mesi, non fra 20 anni, ci sarà, incominciano a vedere che ci sono le elezioni. Dobbiamo fare, perché noi entriamo nel... Guarda, noi vogliamo risolvere le questioni di Frescineto. Uno per risolvere delle questioni, quantomeno li deve vedere, deve capire. Se c'è qualcuno che dice una versione, uno può dire un'altra, però lo deve capire, lo deve conoscere il problema. Allora, gli avevamo detto anche a un altro amico che non è venuto, perché dice no, a me non va di dire determinate cose, Napoleone Tamburi. Ma non per niente, perché sennò si poteva pensare che c'era una situazione di parte, che io e Rossildo siamo della sinistra, eravamo dell'ex sinistra, cugino era dell'ex DC, ma DC di sinistra. Napoleone era uno che, Napoleone sapete che è stato pure rappresentante all'interno di amministrazioni comunali di destra, di centrodestra allora, che era con, poi lo dirà Rossildo questo. Questa situazione qui è fare una riflessione complessiva su come si è sviluppato il paese. Evidentemente i 600 nostri, cioè coloro che li sanno queste cose, dice vabbè, che devo andare a fare? Tanto Carmaneci, lui scrive da Tommaso e Ferrari, Carmaneci, Cefaluni, Brutti, ma ci montano, noi sappiamo un po' queste cose, possono dire determinate cose. Allora, due riflessioni e poi passiamo all'altro. Riflessione di natura istituzionale. Istituzionale, voi dovete pensare questo. Dal punto di vista dell'istruzione, non istituzionale, istruzione, nel 1806
Giuseppe Bonaparte, era il fratello di Napoleone Bonaparte, istituisce l'obbligo delle scuole in tutti i paesi. Quando sono venuti i francesi, tutta la cosa che si diceva dei Borboni, quando sono venuti i francesi hanno obbligato che in tutti i paesi ci fosse una scuola. Chiaramente a Frascinetto non c'è, perché è un paese piccolo, anche i francesi non sono riusciti a fare questo. Però nel 1846 c'è stata la prima istituzione di una scuola privata, e l'hanno fatto i D'Orso. L'avvocato D'Orso, il cuore Fiorini Bacchini, ha istituzionalizzato a spese sue una scuola privata, 1846. Dovete pensare, prima di questa data, nel 1784, due frascinetesi, erano a capo erano i fratelli Bellucci, per intenderci Don Micheli e i nonni dei Don Micheli, che governavano San Demetrio Colonna, erano quelli che gestivano San Demetrio Colonna. Dice, ma cos'è San Demetrio Colonna? Sapete cos'è San Demetrio Colonna? San Demetrio Colonna, 1784, l'unico liceo della Calabria. I presidi erano due sacerdoti di Frascinetto, uno prima e l'altro dopo. Per avere voi l'ordine di grandezza, nel 1861 è stato istituzionalizzato il liceo Telesio di Cosenza. Il liceo Garibaldi di Castrovilla, nel 1876. Quindi nel 1794 l'unico liceo in Calabria era quello di San Benedetto. Poi hanno fatto quello il Telesio di Cosenza e poi hanno fatto quello di Castrovilla. Chiaramente in questo lato dice, allora forse avevamo qualcosa, i due Bellucci di Frascinetto. Cos'è che avevamo? 1900, c'è un libro di Corolesti, questo prete monaco ortodosso che è venuto a vedere la nostra cosa, la nostra eparchia, nel 1921 ha riportato i dati del 1900 è l'altro ieri, perché sono 118 anni fa. Il 94% dei residenti a Frascinetto era analfabeta, non sapeva né leggere e né scrivere. Eravamo pecorai ma neanche agricoltori, perché per essere agricoltori doveva avere un terreno. Eravamo praticamente in questa data. 2018 abbiamo 220 laureati residenti, ripeto, io non sono censito a Frascinetto, 615 diplomati, 518 della scuola media, 475 della scuola elementare, 273 alfabeti, cioè che non hanno istruzione scolastica però sanno leggere e scrivere, e 46 analfabeti a Frascinetto in 100 anni, dal 94% quindi di analfabeti a... E che cosa abbiamo avuto poi? L'università, abbiamo avuto università, certo che l'abbiamo avuto. Il primo professore universitario è stato Ferrari Giuseppe, Giuseppa Rigioni, Università di Bari, professore all'Università di Bari. Solano, attualmente mi sembra che c'è Giusy Gallo che è all'università, non so se tra qualcun altro, se lo sappiamo meglio dirlo. Il figlio di Rossello Tottero. Non è più all'università. Allora, Giuseppe Blaiotta dell'Università di Napoli. Guardate che allora diciamolo, perché possiamo, siamo in work progress, come dicono gli americani. Noi li dobbiamo dire queste cose, cioè giusto per avere un ambito di... Andiamo sulla politica. Sulla politica abbiamo avuto il primo deputato nel 1861, Muzio Pace e Janina, Palazzo Pace, Muzio Pace è il primo deputato. Subito dopo
ma Muzio Pace, abbiamo Giuseppe Pace, il figlio, sempre deputato, quindi 1861, e poi Vincenzo Pace è stato al Senato della Repubblica. Quindi dal 1861 fino al 1914 abbiamo avuto un deputato. Il Vincenzo Pace è stato colui che ha fatto la linea ferrata da Cosenza a Sibari e poi da Sibari è venuto a Castrovillari. È stato uno che ha fatto realizzare questa cosa. Chiaramente dopo oltre 100 anni abbiamo un altro dianismo, perché abbiamo avuto per una legislatura Giordano, due legislature fa abbiamo avuto il senatore Giordano di Ianina. Evidentemente le persone di Ianina sono molto più portate alla politica delle persone di Frescireto, perché riuscite, almeno a Ianina riesce a raggiungere questa condizione. La voglio chiudere qui, poi farò il mio breve intervento, ma su questa idea del paese. Ognuno di noi ha fratelli, sorelle e figli che sono fuori. Io vi suggerisco di riprendere un libro che sicuramente avete visto, avete sentito, avete letto e avete assaporato. Io l'ho letto dopo che sono in pensione, incomincio a leggere, a fare, ma c'è un bellissimo brano sulla Luna e i Falò di Cesare Pavese. Vedete cosa dice a un certo punto? Un paese nella vita, un paesello, ci vuole. Non fosse per il gusto di andarsene lì. Cioè, se uno non c'è un paese, non se ne può neanche andare dal paese. Invece, se uno ha un paese, quantomeno dice io me ne sto andando lì. Un paese vuol dire non essere soli. Sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei, resta lì ad aspettare. Guardate, io quando avevo mamma, mi aspettava mamma. Quando mamma era in America, piangeva per il paese, piangeva per i figli, ma piangeva per il paese. Chi è qua dentro e si trova davanti a internet, perché mo questa determinazione a cui sono arrivati i signori di, e l'avrò scritto in qualche parte perché è importante, i signori dell'Inghilterra, che hanno istituzionalizzato un ministero per la solitudine. Sapete perché hanno fatto? Un ministro, la Meyer ha messo un ministro per la solitudine. Perché in Inghilterra, 66 milioni di abitanti, ci sono 9 milioni di soli, 9 milioni di gente sola, che, e non è autosufficiente, però non parla con nessuno, non parla con nessuno. In 2500 persone che sono qui, che non sono qui dentro, stanno parlando con uno schermo. Parlano con uno schermo e sono beati secondo loro e poi vanno in escandescenza. La terza cosa che vi voglio dire, e chiudo, per il paese, è una riflessione sul Frescireto, del perché. 1900, Civita, 2800 abitanti, Frescireto, 2700 abitanti, nel 1900. San Basile 2100 abitanti, Lungro 5700 abitanti, 2018, Frascineto 2300 abitanti, quindi da 2007 noi siamo arrivati a 2003. Andiamo a Civita 800 abitanti, da 2800 abitanti sono arrivati a 800 abitanti. San Basile da 2100 abitanti, 900 abitanti. Lungro da 5700 abitanti,
sono arrivati, lo sapete a quanto? A 2.400 abitanti. Allora, questo che cosa ci fa capire? Che la potenzialità che ha questo paese, la potenzialità che ha questo paese, molto probabilmente noi non lo guardiamo, non riusciamo a vedere. Perché, ripeto, io ho insegnato fisica, il fisico è qui, è difficile far capire a tutti quanti noi che in questo momento stiamo girando con una velocità di 1100 km all'ora. Voi dite, ma è possibile? Noi stiamo girando con una velocità di 1100 km all'ora su noi stessi e con 20.000 km all'ora attraverso il Sole. Allora, dice, ma è possibile che noi stiamo facendo questo? Ecco, la cosa che vogliamo dare a tutti quanti è quella di rendersi conto delle potenzialità che ha un territorio come il nostro nell'ambito del territorio italiano. Guardate l'intervento che ha fatto Nicola Bavasso oggi sulla Gazzetta del Sud, e tutti i 32 comuni albanesi sono passati da 46.000 abitanti nel 2001 a 35.000 abitanti di adesso. Questo è quanto. Thank you.
detto, ma forse possono bastare anche un po' di meno. Non vi preoccupate per il quaderno, perché ci sono qua alcuni appunti, perché ormai, come tutti ben sapete, superata una certa età, ci sono vuoti di memoria, quindi capita. Vabbè, forse è meglio, sì. Pronto? Si sente, sarebbe? E quindi diciamo eventualmente ci sarà qualche mancanza. Non sono abituato col microfono, sono. Non va? Vabbè, la voce si sente. Si sente, no? E quindi ci deve essere, se ci sarà qualche. Vieni da questa parte che è lui che non sa dire. Arriva fuori muro. No, vabbè, con l'età è chiaro che tutti quanti abbiamo, specialmente chi come me ha lavorato in cementeria con quei rumori, facilmente si perde un bel po' di udito fra l'età e fra il rumore, quindi diciamo se c'è qualche cosa che si dimentica, prendo l'appunto per cercare di essere un po' più chiaro. È chiaro che, prima di tutto, voglio dire, il mio lavoro non è un lavoro fatto proprio scientificamente, cioè nel senso che anche perché ci sarebbe voluto più di un anno di studio per dentro il comune a verificare tutte le carte, tutte le delibere, sapendo anche che comunque anche nelle delibere comunali non c'è scritto tutto quello che si può sapere, perché molto veniva detto dentro i partiti, qualche volta, perché non sempre, perché io mi sono, adesso che ho studiato un po' di carte, mi sono meravigliato, perché sapete tutti quanti, ho militato, come diceva anche Tommaso, 35 anni nel Partito Comunista Italiano, ma di alcuni eventi molto strani, quelli del 46, del 52 e qualcun altro, nessuno mai ne ha parlato, non abbiamo fatto mai una verifica politica per sapere effettivamente quello che è successo. Io dalle carte che ho letto riesco a dare una mia lettura che può essere anche errata, quindi se c'è qualcuno che conosce anche quegli eventi meglio di me può anche correggermi, quindi diciamo questo è il senso. Io credo, comunque ho visto, ho letto alcune cose molto molto interessante. Adesso credo di cominciare a parlare già dal fatto che comunque dal 43 al 1946 non sapevamo come mai, come venivano scelti i sindaci o le giunte del paese, e allora nel meridione d'Italia i sindaci e le giunte venivano scelti dall'AMGOT, che era il comando militare delle forze alleate, e dal centro nord venivano scelte dal Comitato Nazionale di Liberazione, quindi anche già qui c'è una differenza, perché a livello di centro-nord molto più democratico, a livello di centro-sud gli inglesi e gli americani, sentiti i notabili del paese, cioè diciamo le persone più in vista, sceglievano i sindaci e le giunte. E noi in questo periodo, dal 43 al 46, abbiamo avuto, durante Giacinto, che tutti quanti o almeno parte di noi conoscono, hanno conosciuto, e il secondo Settimio Manes, che io non sono riuscito a capire chi fosse, e il terzo De Luca, Giuseppe De Luca, il padre di Vittoria Chimendi, fino al 46. Vittoria De Luca, scusami, Vittorio, forse perché ci siamo sentiti. E quindi, diciamo, e quindi siamo arrivati a marzo del 46, dove ci sono state le prime elezioni municipali, perché sono state indette tutte le elezioni municipali in tutta Italia, e anche a Frascinetto ci sono state a marzo, dove per la prima volta si presenta alle elezioni una coalizione di centro-sinistra formata dal Partito Comunista e dai Repubblicani più indipendenti, con candidato a sindaco. Guardate bene, io dico candidato a sindaco perché fino al 95 il sindaco veniva eletto dal Consiglio Comunale, quindi con candidato a sindaco il dottor Carlo Pellicano, che sarebbe il fratello di Vittorio Pellicano. E io su tutta questa faccenda, caro Pietro, anche Tommaso, cioè
Mi sono meravigliato che nel giro di 4 anni, allora le legislature duravano 4 anni, abbiamo avuto un cambiamento di 4 sindaci, perché il dottor Carlo Pellicano resta in carica solo un anno, dal 46 al 47, dal 47 al 48 viene eletto sindaco il signor Spata Michele Muscani, cosiddetto il padre Maria Muscani, che aveva il cinema a Frascinetto. Anche questo signore dura in carica un anno. Nel 1948 viene rieletto di nuovo sindaco il dottor Carlo Pellicano, che dura in carica questa volta 2 anni. Dopo 2 anni rassegna di nuovo le dimissioni, perché c'erano delle incrostazioni politiche. Cioè, questa cosa la voglio dire anche perché, siccome ritengo che il Partito Comunista in quel frangente, in quel momento politico, non sia stato molto corretto, perché poi c'è un intervento del dottor Carlo Pellicano in cui dice che chiedeva al Partito Comunista, siccome era maggioranza in Consiglio Comunale, di esprimere un sindaco. Dopo le sue dimissioni è avvenuto anche una cosa, secondo me, molto poco bella, perché dopo varie consigli comunali che andavano deserti, veniva eletto a sua insaputa il signor Ferrari Domenico Fu Costantino, che sarebbe il padre di Carlo Ferrari, il compagno Carlo Menefrego, cioè nel senso che lui in consiglio comunale viene eletto sindaco a sua insaputa e rifiuta naturalmente. A quel punto c'è l'intervento del dottor Pellicano in cui chiede ai comunisti di Frascinetto, dice: ma come mai, se la mia politica come repubblicano non vi va bene, perché andate ad eleggere un consigliere che è dello stesso gruppo repubblicano, nel senso che se non va bene la mia politica non può andare bene manco la... Dice: tocca a voi esprimere il sindaco. E dice che in un incontro che hanno avuto in sezione, dice, e i componenti del Partito Comunista hanno detto: noi non abbiamo una figura che potesse fare il sindaco. Io qua una meraviglia ce l'ho, perché noi avevamo alla prima giunta col dottor Carlo Pellicano, avevamo come assessore il compagno Andrea Croccia, credo che una persona che politicamente sicuramente avrebbe potuto prendere le redini in mano, ma comunque poi dopo addirittura lui si è dimesso. E quindi dopo che Carlo Pellicano si è dimesso di nuovo, diventa sindaco Gennaro Ianari Lasbirri, tanto per Gennaro Fazio, che dura in carica sì e no un altro anno, e poi di nuovo l'amministrazione va in crisi. Va in crisi siccome non si è divenuta la soluzione, nel senso che dopo vari consigli deserti, incontri fra partiti che andavano a finire sempre in modo negativo, sono arrivati i commissari. A quel punto cosa è avvenuto? L'amministrazione doveva durare 4 anni, ma nel 1950 il governo centrista emana un'altra legge, siccome molti comuni erano ingovernabili perché comunque c'era stata anche l'avanzata delle destre, quindi impose un anno di rinvio, quindi doveva durare fino al 1951, invece poi dura fino al 1952, i due commissari, si arriva al 1952. E io credo che anche quello che è avvenuto nel 1952 sia una conseguenza della crisi politica che c'è stata in quegli anni, perché nel 1952 succede un fatto inusuale, per come la vediamo noi, per come credo che anche oggi, dopo tanti anni, ci è sembrato un fatto strano, perché si arriva a un accordo politico fra comunisti e fascisti, cioè nel senso che un vero e proprio contratto di governo che oggi, che oggi altri hanno stipulato, nel senso che da informazione, da letture fatte, era un accordo politico anche un po'. Io credo che anche il Partito Comunista di allora era sicuro di andare alla sconfitta dopo 4 anni di quel modo di amministrare. Quindi si va a fare un accordo politico con i fascisti, si dice anche che con candidato a sindaco il dottor Alberti, si dice anche perché comunque gli Alberti, oltre
A Medici in Famiglia avevano anche ingegneri e quindi potevano dare una mano per il completamento dell'acquedotto a Freycinetto. Quindi diciamo c'è stato un vero accordo politico, un contratto di governo. E quindi dopo, che dura neanche 6 mesi il dottor Alberti Benito, perché poi si dimette, si dimette, va a Cosenza per motivi di lavoro, di studio. Però una battuta la voglio fare, perché questa è una cosa che mi raccontava mia madre. Quando c'erano i comizi, che sicuramente partecipavano in tardi, non come oggi che non partecipa più nessuno, dice che sia le donne che gli uomini, perché il simbolo era il grappolo, era il grappolo. In albanese, quando battevano le mani, dice viva Rusci da Benito. Quindi diciamo c'era anche questo aspetto un po' ironico. Comunque e quindi dopo 6 mesi ci sono state le dimissioni e subentra sindaco, dopo che in consiglio comunale il dottor Alberti fa un discorso di investitura nei confronti di Giovanni Antonio Fazio, nel senso che dice che è stato uno dei consiglieri più impegnati, più presenti, che più si è occupato dell'acquedotto, e quindi pertanto invita il Consiglio Comunale ad eleggere il sindaco a Giovanni Antonio Fazio, e così avviene, nel senso che comunque viene eletto Gian Antonio Fazio e completa la legislatura fino al 56. Io credo che in quel periodo all'interno del Partito Comunista ci siano state sicuramente dei mal di pancia, da quello anche che dal libro che ha scritto Pietro, che ho preso anche alcune notizie, credo che il compagno Andrea Croccia non se l'abbia preso molto bene questo aspetto, perché Giantonio Fazio era stato podestà nel periodo fascista, è uno tra quei personaggi che più hanno perseguitato il compagno Andrea. Però Pietro, devo dire anche un'altra cosa, mi risultano da notizie prese un po' così anche con chiarimenti con altre persone, che comunque Andrea era una persona che passava sopra a certe cose, nel senso che comunque dimenticava anche le brutture che sono state nel periodo fascista, perché risulta che c'erano dei commercianti a Freycinetto di vino che avevano la ferrovia, gli avevano bloccato un bel po' di vino. E Andrea, siccome lavorava nelle ferrovie, gliel'ha sbloccato. E mi risulta che la mamma e anche la sorella di Andrea l'hanno preso a male parole. Dice, come nel periodo fascista questi signori te hanno fatto di cotte e di crude? Dice, tu addirittura ti preoccupi e ti mobiliti per sbloccare questa situazione. Nel senso che comunque penso che per il bene del paese forse Andrea avrà anche un po' lasciato correre, anche se è chiaro, noi non abbiamo avuto mai modo di discutere di queste cose, perché poi avevamo dei compagni un po' più anziani che quando si chiedevano informazioni di questa natura chiudevano un po' la porta, nel senso che dicevano poi ne parliamo un'altra volta, e quindi insomma non si veniva mai a capo per capire quello che è avvenuto. Comunque già di queste due amministrazioni abbiamo potuto vedere che c'è stato un cambio in corsa del sindaco. La prima dal 46 al 52, non ne parliamo di quanti movimenti ci siano stati, quest'altra forse era già programmata che dopo un po' di tempo doveva diventare sindaco Giovanni Antonio Fazio. E quindi arriviamo nel 56. Nel 56 vince per la prima volta le elezioni la Democrazia Cristiana, con candidato a sindaco il professor Pasquale Groppa. Già in quel momento, in questo momento, si può vedere come la Democrazia Cristiana fosse più lineare politicamente, nel senso che il candidato a sindaco portava a termine la legislatura senza scossoni, poi al di là di come siano andate le cose, diciamo che il professor Pasquale Groppa, che è stato nostro professore alla scuola media di matematica, diciamo ha portato avanti senza problemi fino dal 56 al 60. Nel 1960 rivince di nuovo le elezioni la coalizione
di centrosinistra con candidato a sindaco il professor Scornavacca. E quindi diciamo un intellettuale già anche nelle forze della sinistra, cominciava ad uscire fuori qualche intellettuale di una certa levatura, e viene eletto sindaco il professor Scornavacca. Però almeno dalle delibere nel 1963, per motivi di lavoro, si è dovuto trasferire a Genova, e quindi gli subentra il compagno Rimoli Gabriele, che per 10 mesi porta avanti la consigliatura, e poi nel 64 si ricandida di nuovo con la lista di sinistra come candidato a sindaco, e forse per la prima volta un sindaco uscente, anche se per 10 mesi viene riconfermato come sindaco. Però anche qui nascono dei problemi, perché nel 1966, dopo appena 2 anni, si dimette e gli subentra come sindaco Basile Cesarino, il compianto Cesarino Ciambono, che porta a termine la consigliatura fino agli anni 70. Noi qui pensiamo che dal 64 al 70 ci chiediamo come mai questa consigliatura dura 6 anni. Il problema è che prima del 64 c'è stata un'altra riforma del governo in cui portava le consigliature da 4 anni a 5 anni, quindi si doveva andare a votare nel 1969. Nel frattempo c'è stata anche la legge di organizzazione delle regioni, e che è slittato di un anno, e quindi le elezioni si sono tenute nel 1970. Quindi questa consigliatura è durata più di tutte le altre 6 anni. In questo periodo ci possiamo dimenticare sia la costruzione della variante, sia dell'autostrada. Quindi diciamo, io mi ricordo, allora eravamo ragazzini, mi ricordo con Pietro quando hanno fatto la festa al comune di Frascinetto, che c'era l'onorevole Giacomo Mancini, insomma, abbiamo fatto anche una bella sbornia, la prima credo della nostra vita, poi ne sono seguite altre, però diciamo allora io da allora il vermouth che ho bevuto, allora il vermouth non lo bevo più, non riesco a berlo più il vermouth, quindi, poi gli anni 70 abbiamo di nuovo, rivince di nuovo la democrazia cristiana. Stiamo portando un termine di paragone di 2-1, nel senso che dopo 2 legislature di governo di centrosinistra rivince la democrazia cristiana con candidato a sindaco Giovan Battista Gentile. Anche questa amministrazione scorre tranquillamente, senza scossoni. Io però mi ricordo 2 cose che ho vissuto personalmente, quindi le voglio dire. Cioè, una prima, noi eravamo con Pietro, Vittorio e altri amici che già cominciavamo a frequentare Lotta Continua, il circolo 12 dicembre a Frascinetto, già eravamo un po' impegnati politicamente a 16-17 anni. Voi sapete bene che, cioè, nessuno se lo pone la domanda. Allora, caro Tommaso, passava, tu già non c'eri più perché eri a Torino, passavano i pullman della Calabro Lucana, mezzi vuoti, e noi viaggiavamo tutti con la SAI come bestie, tutte piene, anche con il modo anche così che si saliva con lo sportello aperto, si partiva. E un giorno ci siamo messi 3 o 4 persone di noi e abbiamo bloccato tutti i pullman. Qua non si passa, noi vogliamo capire perché passano pullman vuoti e non possiamo salirci sopra. E dobbiamo viaggiare in questo modo, e abbiamo bloccato i pullman in piazza. Quel giorno tutti abbiamo partecipato, poi siamo andati al comune, abbiamo chiesto, non al sindaco, perché anche allora noi, il sindaco veniva ritenuto una persona molto autorevole, siccome noi eravamo amici di Gianni Prioli, quindi andavamo a parlare col vice sindaco Donny Brody, e quindi sinceramente devo dire con molta lealtà, anche se noi eravamo un po' casinisti, ci hanno messo a disposizione un pullman e sono venuti anche loro, Donny Brody col sindaco, siamo andati a Catanzaro, e noi da dietro che scherzavamo e cantavamo canzoni bandiera rossa, li prendevamo in giro, ma comunque loro
sono stati al gioco, siamo andati a Catanzaro, abbiamo risolto il problema. Da quel momento in poi a Frascinetto passavano i pullman della Callo Brulucane, anche noi potevamo salirci, abbiamo potuto fare l'abbonamento, che allora poi ci era anche comodo, perché con l'abbonamento della Calabro Lucana si poteva viaggiare più volte, non so, quindi noi andavamo ogni sera a Castrovillari a seguire le lezioni di lotta continua del compagno Vittorio Cappelli, altrimenti non si poteva andare, perché a 16 anni non è che oggi già hanno tutti quanti la macchinetta, ma noi dovevamo andare a passaggio, poi quando facevamo tardi sempre a passaggio, quindi così. E l'altro aspetto, scusa, che ci si chiede da qui perché non si poteva salire sul pullman, perché non aveva la fermata. C'era questa logica che all'italiana io sinceramente manco riuscivamo a capirlo, non c'era la fermata e quindi non poteva far salire le persone. Allora a quel punto siamo messi in testa di vedere un po'. Sì, anche oggi, però voglio. Però non c'è una manifestazione. Ho capito, sai. Noi allora abbiamo bloccato tutto e abbiamo. Poi. No! No, anche perché poi la Cala Brulucana, dopo che abbiamo ottenuto il primo, abbiamo dovuto farne un altro a Castrovillari, perché l'abbonamento della Cala Brulucana costava 300-400 lire più di quello della SAE, quindi abbiamo bloccato di nuovo a Castrovillari dove c'è la Cala Brulucana, e allora siamo andati a contrattare noi e anche il prezzo si è adeguato. È chiaro che oggi ci sono queste logiche che non si riescono a capire, perché un pullman passa per Frascinetto non puoi salire, passa una perché là c'ha la fermata. Non lo so se è una logica cosiddetta tra virgolette, che diceva perché avevano fermato la ferrovia, era solo di transito ma non di fermata. L'altro aspetto invece di importanza superiore io credo sia stato nel 1974. Io credo che, non so da quanti anni l'Enel aveva assorbito la tua centrale. Da un anno. E quindi noi, io mi ricordo molto bene che con la luce di Don Basilio non andava mai via. È vero questo aspetto? Non andava mai via. Poca ma buona. È chiaro che chi come me stava tutto il giorno magari a giocare a pallone, poi la sera quando si accendevano tutte le lampadine diminuiva l'intensità della luce, ma comunque non andava mai via. Quando siamo passati all'Ener, ogni Frascinetto per il vento lo conosciamo tutti, ogni volta che c'era un alito di vento andava via la luce. E nel 74 abbiamo occupato il comune, l'aula consigliare dove Saverio, mi ricordo di sapere, tutti quanti hanno partecipato, donne e uomini, e anche in quella occasione con l'amministrazione comunale siamo riusciti a definire una linea nuova che oggi diciamo che non ci possiamo lamentare, che la corrente elettrica... Era talmente uno spirito, diciamo così, rivoluzionario, che mi ricordo che c'era tuo padre, consigliere comunale, sì, è venuto uno della... e gli hanno tirato un calcio nel sedere, il responsabile dell'Eno di Castrovillo è venuto per fare l'accordo. L'ingegnere. Sembra gli ingegneri di calcio in e c'era tuo papà che si era fatto la festa, perché lui era calmo, era poi... E quindi questo aspetto, però anche questo aspetto, diciamo, non è stato visto in termini negativi da chi amministrava allora, ma tutti insieme abbiamo raggiunto anche l'obiettivo di avere la corrente elettrica finalmente in modo più tranquillo. Quindi siamo arrivati nel 1975. Io credo che in quest'anno ci sia stato un grosso rinnovamento anche delle figure
politiche di quel momento, perché nel 1975 si candida Tommaso, mio fratello, Micuzzi Micarelli, cioè tanti altri giovani, c'è Giannuzzi, c'è stata Vittoria Chimenti, e quindi diciamo, mi sono ho saltato un patto del 70 dicendo solamente una cosa perché credo che sia importante, che nel 70 per la prima volta il Partito Comunista candida una donna candidata a sindaco, la professoressa Rimoli Domenica. Cioè, questo è chiaro che è un fatto nuovo e anche una novità assoluta per un paesello come il nostro, diciamo, candidare a sindaco una donna, anche se non ha avuto successo, però per la prima volta entra in consiglio comunale una donna e svolge il suo ruolo per 5 anni in minoranza, ma comunque una presenza femminile. Poi nel 1975 abbiamo anche la presenza di Vittoria Chimenti in maggioranza. Quella volta viene eletto sindaco mio fratello Agostino. Credo che, da quello che mi ricordo io, sia stato il sindaco più giovane di Frascinetto, cioè 26 anni, e quindi diciamo, però c'era tutta una classe dirigente molto giovane già nel 75. Anche mio fratello, purtroppo, sia per motivi di lavoro, di famiglia, dopo 2 anni ha dovuto lasciare e gli subentra Ferrari Pierino, che porta a termine la consigliatura fino all'80. Nell'80 viene un fatto nuovo, qua abbiamo anche il compagno ragioniere, quindi non ci può smentire. Per la prima volta a Frascinetto si formano 3 liste, nel senso che dopo varie, quelle riunioni me le ricordo perché partecipavo anch'io, dopo varie riunioni avute col Partito Socialista, sia nelle sezioni a Frascinetto, sia in federazione a Cosenza, non siamo riusciti a divenire a un accordo. E per la prima volta a Frascinetto si presentano 3 liste, una del Partito Comunista, con candidato a sindaco Tommaso Ferrari, qui presente, un'altra lista del Partito Socialista e l'altra della Democrazia Cristiana. Per la prima volta, col simbolo Partito Comunista, vinciamo le elezioni nell'80, con una lista anche quella molto rinnovata. Per la prima volta entrano dentro amici e compagni della mia generazione, Pietro, Vittorio e altri, quindi diciamo... Giannuzzi, e quindi diciamo si va avanti fino all'85, anche questa senza scossoni, con qualche problema, l'abbiamo avuto anche noi col problema, il problema dell'acqua nell'84, la crisi idrica, e certo, anche là, ma voglio dire, anche allora sia gli amministratori sia noi che eravamo fuori come cittadini abbiamo collaborato per vedere di poter raggiungere una qualche soluzione. E quindi arriviamo nel 90, come al solito, due volte consecutive la vittoria della sinistra. Solamente nel 90, con candidato a sindaco Pietro Armentano, si rifà di nuovo la coalizione di sinistra, Partito Comunista e Partito Socialista. Anche in questa occasione l'amministrazione va avanti in modo... scusa Angeli, l'ho detto che ho portato questo perché ci può essere qualche vuoto di memoria, e quindi diciamo, dopo l'amministrazione di Tommaso Ferrari di nuovo rivince la Democrazia Cristiana con un candidato a sindaco non di Frascinetto, ma che comunque svolgeva il proprio lavoro da Frascinetto, poiché era stato docente nella scuola media di Frascinetto e poi preside della scuola media di Frascinetto, quindi aveva sposato anche una signora di Frascinetto, quindi era frascignotto, era un ghergnotto, ma era frascignotto d'adozione a tutti gli effetti. E anche questa situazione va avanti tranquilla per 5 anni. Io per la prima volta allora c'era l'amico Angelino Genovese come assessore, se non ricordo male, consigliere assessore. E per la prima volta entro in consiglio anch'io nel ruolo di minoranza con Faldute e con Brail. Mi ricordo anche allora che comunque c'è stata una revisione del piano regolatore
E un altro argomento che non piace mai parlare, ma siccome anche in altre realtà a noi vicine sono accaduti fatti non poco simpatici, cioè nel senso si comincia a discutere anche del cimitero di vendere i lotti per fare le cappelle gentilizie. Noi, io lo dico con molta sincerità, forse noi di sinistra all'inizio eravamo anche un po' contrari, perché dicevamo che il Camposanto doveva essere fatto di case popolari uguali per tutti, però poi alla fine le altre amministrazioni l'hanno portato avanti, quindi non mi ricordo se già con Pietro o poi con Tamburi Valentino sono stati venduti i locali, sono state fatte le cappelle, perché l'altro giorno, non so se anche voi l'avete ascoltato, a Cassano oltre 20 salme erano bloccate in sala mortuaria perché non c'erano locali da poterli seppellire. Quindi diciamo che Frascinetto anche su questo aspetto, per fortuna, tra virgolette, non ha avuto mai emergenza, e che comunque ci sono posti a sedere a non finire, speriamo il più tardi possibile, però diciamo purtroppo un paese civile, una società civile deve pensare anche a queste situazioni, perché se come si rispettano i morti dimostra anche la civiltà che un paese ha. Quindi siamo arrivati poi al 90, dove di nuovo rivince la sinistra con candidato a sindaco Pietro Armentano. Si rifà di nuovo l'alleanza di sinistra col Partito Socialista, c'era pure il compagno Grisolì, e anche in questa occasione si va tranquillamente avanti. Io solamente, anche allora ero consigliere comunale, solamente un ricordo molto tranquillo è quello che i consigli comunali non finivano mai. Mi ricordo sta cosa che duravano anche fino alle 2 di notte, perché era un consiglio molto partecipato, anche di gente impegnata politicamente, quindi c'erano 6 o 7 interventi della maggioranza, poi 3 della minoranza, e quindi diciamo si andava avanti per ore. Anche se in questi 5 anni abbiamo avuto anche un aspetto negativo, perché comunque è venuto a mancare per un incidente automobilistico il dottor Gianni Oliva, il marito della dottoressa Pace, non mi posso dimenticare che a fianco a me prima c'era lui e dopo c'era un mazzo di fiori, cioè nel senso che nell'arco della sua consigliatura abbiamo perso questa persona, e quindi ci ha lasciati anche un po'. Poi è chiaro che ci sono gli aspetti che Pietro ha messo in campo, quello di anche il contenzioso con la Soriga, la somma messa in disparte, tanti altri aspetti che poi su queste cose credo che Tommaso interverrà in modo più dettagliato. Quindi dopo dal 90 al 95, allora abbiamo nel 92-93, perché dobbiamo ricordarci che c'è stata Tangentopoli, c'è stata i partiti, la crisi dei partiti, anche la Democrazia Cristiana si è divisa fra la Margherita e l'UDC, e c'è stato anche nel 93 un'altra riforma della legge elettorale, quella in senso maggioritaria, l'elezione diretta del sindaco. Da questo momento in poi i sindaci venivano eletti direttamente dai cittadini e non potevano essere più sfiduciati appena la decadenza dell'intero consiglio. E quindi c'è tutto un dibattito in corso, c'è chi dice che forse era meglio prima perché c'era più politica dentro i consigli comunali, e c'è chi dice che comunque questo modo di eleggere il sindaco garantisce la continuità amministrativa, nel senso che non si può, cioè succede pure che può essere sfiduciato il sindaco, ma poi se ne vanno tutti a casa e quindi si devono rifare le elezioni. E noi devo dire che a Frascinetto c'è stato all'interno anche dei partiti di centrosinistra una elaborazione politica, che anche il compagno ragioniero ogni tanto dice, dite voi che sia stato positivo, per me forse non tanto, scusami se, perché noi nel 95 abbiamo anticipato l'Ulivo di Prodi, a Frascinetto, un piccolo paese, che diciamo 4 gatti e 4 scalzacani come si dice, hanno elaborato un progetto politico di mettere insieme tutto il centro-sinistra e di candidare a sindaco Tamburi Valentino, che era della Margherita, cioè nel senso che noi abbiamo fatto l'Ulivo nel 95 col simbolo dell'Ulivo, un anno dopo è avvenuto quello di Prodi a livello nazionale. Diciamo che siamo stati anticipatori di
un'idea politica, giusta o sbagliata che sia, poi saranno gli altri a stabilirlo, i posteri. No, tanto non mi parla allora. Sì. È stato più avanzato prima negli anni 50 con il fascismo. Eh sì, ma loro hanno fatto il contratto di governo, quindi diciamo quello che Gigino Di Maio ha fatto oggi con Salvini, il contratto di governo a Frascinetto è avvenuto già nel 52, quindi siamo anticipatori di idee politiche di un certo livello. E quindi poi nel 95 abbiamo avuto l'elezione diretta del sindaco Tamburi Valentino, che questa volta è durato 4 anni, perché di nuovo una riforma elettorale dove portava di nuovo a 4 anni la consigliatura, che poi nel frattempo nel 99 è stato ricambiato di nuovo e riportato di nuovo a 5 anni. Quindi Tamburi Valentino ha fatto solo 4 anni di consigliatura come sindaco e poi si è cambiato. Nel 99 cominciano, da questo momento in poi, l'area politica di Frascinetto comincia ad essere un po' molto movimentata, io dico in positivo, in questo senso movimentata, perché nel 99 abbiamo di nuovo, dopo 20 anni, la presenza di 3 liste in campo, di cui 2 di ispirazione di centro-sinistra e una di centrodestra, cappeggiata da Emilio Schifino, che era. E anche la storia si ripete, perché noi dal 46 al 52 i comunisti avevano bisogno di trovare un sindaco dalle altre parti, da questo momento in poi la storia cambia. Sono, purtroppo, dico senza polemica assoluta, nel senso che comunque le liste di centrodestra cercavano un candidato a sindaco tra le file o di fuoriusciti dell'area di sinistra o di altra natura, e quindi diciamo, però abbiamo 2 liste di nuovo di centro-sinistra e una di centrodestra, e in questa occasione non vince la lista Espressione del Partito Democratico, che ancora non c'era, ma comunque della coalizione del PDS, ma vince l'architetto Franco Pellicano nel 99, che tranquillamente porta a termine il suo mandato, e arriviamo nel 2004 dove si ripresenta di nuovo la stessa combinazione tra virgolette politica, nel senso una lista di ispirazione PDS, una di Sinistra Italiana e l'altra di centrodestra, questa volta cappeggiata da Valentino Tamburi, che era stato sindaco col centro-sinistra, e in questa occasione rivince di nuovo la lista Espressione del PDS con candidato a sindaco Braile Domenico. Ritorniamo, andiamo avanti in altri 5 anni e arriviamo nel 2009, dove un'altra volta si ripresentano gli stessi candidati, Braile da una parte, Franco Pellicano dall'altra parte e l'amico Gennaro Rizzo, questa volta anche etichettato, ma realmente di centrodestra, non più preso in prestito dall'altra situazione politica. E qui rivince di nuovo le elezioni Franco Pellicano. Anche in questa occasione è la prima volta, anche se in modo discontinuo, viene rieletto sindaco per 2 volte la stessa persona. Cioè, questo è un fatto. Spesso ne discutiamo con gli amici, con i compagni, cioè nel senso che se prendiamo Lungro, per esempio, dove l'amico e compagno Vicenzino Iannuzzi ha fatto il sindaco per 40 anni, o Saracena Mario Albino Gagliardi, cioè, ma prendiamo anche Civita, dove ogni sindaco ha fatto 2 consigliature, diciamo, Frascinetto non ha mai avuto questo aspetto. Non so se è positivo o meno, però è chiaro che io credo, dalla poca esperienza politica che ho, che se uno fa 2 mandati, credo che i primi tempi servono a capire il marchingegno amministrativo, il secondo quinquennio c'è bisogno di portare avanti la problematica. Cambiando ogni 5 anni, credo che uno, fino a che comincia a prendere confidenza con le varie situazioni, finisce il tempo, e quindi forse
perché la Toro lo dicevamo anche con Vittorio, ma l'abbiamo detto anche con altre persone, con andiamo a girare questi paesi albanesi, la stessa Civita, San Benedetto Ulano, altre realtà, diciamo che anche se sono vuoti come paesi, però pavimentazioni fatte in un certo modo, tutto il centro storico, Frascinetto manca di questo aspetto. Non so se è dovuto perché i sindaci, le amministrazioni sono cambiate molto spesso oppure dipeso da altro, non lo so, però diciamo questo aspetto. Quindi Franco Pellicano è stato l'unico, insieme a Rimoli Gabriele, che ha fatto gli ultimi 10 mesi più un altri 2 anni come sindaco, è l'unico che ha fatto il sindaco 2 volte a Frascinetto, per il resto nessun altro. Non so, non voglio fare, anche se non è presente, adesso può darsi che quest'anno il sindaco Catapano possa ripetere in modo continuo, non lo so e non entro nel merito, questo penso a loro. Io ormai sono fuori dalla politica, quindi guardo le cose con un po' di distacco. E quindi diciamo di nuovo Franco Pellicano, per arrivare all'ultima consigliatura, quella del 2014, che anche qui è un fatto molto strano: si presentano addirittura 4 liste, di cui 3 candidati a sindaci erano iscritti al PD, Mario La Rocca, Gennaro Rizzo, ma non il qui presente Gennaro, l'altro Gennaro Rizzo, e Angelo Catapano. Il quarto, Franco Pellicano, di Sinistra Italiana. Quindi diciamo, se uno da fuori sente questa cosa, dice ma il paese è tutto di sinistra. Non è così, si sono trovati e vince le elezioni Catapano Angelo. Questa consigliatura c'è la più alta presenza femminile in questa consigliatura, perché abbiamo 3 donne in maggioranza e 2 in minoranza. Io mi faccio un augurio, nel senso che dico, non dico fra 4 mesi, alla prossima consigliatura ci possa essere un candidato sindaco che diventerà anche sindaco, una donna, di modo che, caro Tommaso, fra 50 anni possiamo fare un'altra serata come questa e fare una cronistoria. Questo è un augurio che do anche a tutti i presenti, quando sono passati 10 giorni dall'anno nuovo, ci ritroveremo fra 50 anni a discutere di nuovo delle problematiche di Frascinetto, e quindi che ci possa essere anche un giorno a Frascinetto un sindaco donna. Voglio ricordare solo l'ultimo aspetto e chiudo, perché ogni volta che vado, per dire, la percezione e fra la realtà, la percezione e la realtà come sono diverse, nel senso, io ogni volta che capita che vado con la bicicletta e mi trovo alla fontana di Astorino, ci sono un gruppo di signore pure con qualche anno più di me che vanno a passeggiare a piedi. C'è una signora che ogni volta che mi vede dice: tu sei il responsabile che avete svenduto l'acqua a Frascinetto. E io giustamente rispondo, dico: vabbè, ma noi l'abbiamo fatto, per sdrammatizzare, l'abbiamo fatto siccome Frascinetto è un paese divino, l'abbiamo fatto che uno beve acqua e beve il vino. La seconda volta la stessa, dico: vabbè, questo per dire che è la percezione. Questa signora pensa che chissà di quanti anni io abbia fatto l'amministratore comunale. Ho fatto una di minoranza e una di maggioranza, non ho fatto mai né l'assessore né altro, quindi diciamo responsabilità proprio diretta nella gestione amministrativa non ne ho avuto, ma comunque la percezione questa signora ce l'ha, per dire, arrivare, per dire che a Frascinetto quelli che hanno avuto più presenza in consigliatura sono stati Rimoli Gabriele, che ha fatto 4 consigliature, Vittorio Pellicano 4 consigliature, anche se 3 di minoranza e 1 di maggioranza, poi abbiamo avuto Braille Domenico 2 di minoranza e 2 di maggioranza, e Franco Pellicano 2 di maggioranza e 2 di minoranza. Io credo che questo è più o meno quello che sono riuscito a mettere insieme, senza entrare, cercare di entrare né sulla riflessione politica né dare giudizio o meno, cioè nel senso solamente un po' di formazione, e non scientifica, nel senso alla buona come appassionato,
perché altrimenti ci vorrebbe un lavoro veramente serio. Io, se ci fosse il sindaco, direi, e lo riprendo sta cosa perché ce l'avevo in mente, cioè noi abbiamo la borsa di studio di Andrea Croce all'Università di Cosenza, e io direi che l'amministrazione si possa attivare per dire che non solo deve essere un cittadino di Frascineto a poterne usufruire, ma fare anche magari una tesi di laurea su argomenti che riguardano Frascineto, di modo che domani i posteri avranno una documentazione da poter attingere idee, poter conoscere, perché se è vero, a me qualcuno diceva l'altra sera, dice ma andate a parlare di cose degli anni 40, ma che gli frega la gente? Sì, io sono il primo a dire che chi si sofferma troppo sul proprio passato si vede che non ha futuro, ma dico anche un'altra cosa, che bisogna conoscere il nostro passato per guardare meglio il presente e guardare oltre il futuro, perché altrimenti se non sappiamo chi siamo e da dove veniamo, credo che non siamo nessuno. Allora, io adesso ci... Lo vorrei, ma la voce dell'anima piange piano, lo sa, io ti amo, e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Io canto la tristezza che in me questa notte sarà melodia, canto ancora per te, anche se ormai è una follia. Non ti chiedo perché adesso tu non sei più mia, per me è giusto tutto quello che fa. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima piange piano, lo sa. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Stasera non posso nemmeno parlare perché piangere. Cade la neve, tu non verrai questa sera. Cade la neve, non ci vedremo, lo so, la città che dorme si copre di pianto, intanto il mio cuore si veste di buio, questa sera non verrai, invano aspetterò, ma cade la neve lentamente dal cielo. Lai, lai, lai.
non ha colto il mio coraggio. Che mi importa se c'è lui, se ci scopre tanto peggio. O ti perdono se ne va, dei tuoi capricci sono stanco e non vivo senza te. Ma voglio averti per me solo, qui tra la gente stretta a me. Ti voglio amare senza nasconderci più, senza che tu pensi a lui. Non voglio più, come un amante, rubare i baci tuoi, che sono suoi. Se il giorno posso non pensarti, la notte maledico te. E quando infine spunta l'alba, c'è solo vuoto intorno a me. La notte tu mi appari immensa, il vano tempo di afferrarti, ma ti diverti a tormentarmi. La notte tu mi fai impazzire, la notte mi fai impazzire, mi fai impazzire. Grazie, grazie. Passiamo all'analisi sociologica. Vediamo la lettura della nostra comunità. Ma io cercherò di parlare molto meno rispetto a Cugino e a Rosindo. E io credo che l'aspetto sociale abbia una grande rilevanza nelle comunità locali, cioè nelle comunità, in quanto la comunità locale ha come modello culturale, essendo una società agricola, un modello culturale completamente diverso da un'esperienza che si può fare in un'altra area del paese. E questo lo collega ad un fatto personale. Cioè io nel 61 lascio il mio paese per il servizio militare, perché c'era anche il servizio militare. E il servizio militare aveva un significato sociale e culturale, soprattutto per i giovani del Mezzogiorno. Io avevo avuto la fortuna di fare anche il liceo, quindi qualche cosa sapevo. Però poi vi dico un fatto molto, che ho vissuto a Torino. Dopo aver fatto il liceo, vado a fare il servizio militare, e a Torino vedo un mondo nuovo. Ma il servizio militare per uno studente calabrese era diverso rispetto a un contadino calabrese. Il servizio militare aveva un senso culturale, dava la possibilità ai figli dei contadini di conoscere l'Italia. Era l'unico viaggio turistico che si poteva fare. Questo era il senso, oltre, diciamo, il senso della disciplina. Perché tra l'altro loro la disciplina era impartita in casa, cioè la casa era un collegio culturale, era una formazione culturale. Tutto questo però creava molti contrasti. Quali erano i contrasti? Cioè tu partivi dalla Calabria, andavi in una città industriale e vedevi un mondo nuovo, totalmente nuovo. Ma ritorniamo a Frascinetto. Cioè cosa accade in una società rurale, agricola del Mezzogiorno? Accade quello che accade in tutte le comunità
del Mezzogiorno d'Italia, cioè la società di Fraschinetto, al di là del fatto di avere una posizione geografica alla quale faceva riferimento Tommaso, cioè noi abbiamo avuto la fortuna di essere non solo cittadini di Fraschinetto, ma anche cittadini di Castrovillari, perché tutti i nostri acquisti venivano fatti a Castrovillari. Cioè qui soltanto il genere alimentare, quando allora non c'era la grande distribuzione, si comprava qui. Tutto il resto si comprava a Castrovillari, abbigliamento, scarpe, insomma le biciclette non basì, funzionavano, mi ricordo, quando si andava e si ritornava con la bicicletta a Castrovillari. Questa comunità era chiusa, sì, ma anche aperta. Cioè Castrovillari è stata una porta, una finestra aperta sulla comunità di Fraschinetto. Quindi Frasnosi, per esempio, io ho sposato la mia moglie di Lungro. La comunità di Lungro è molto chiusa rispetto a quella di Fraschinetto. Pur avendo un'economia industriale, era l'unica comunità della provincia di Cosenza, del Pollino, che avendo avuto la miniera, aveva una cultura completamente diversa. Cioè le donne avevano più libertà, c'era un rapporto nella famiglia diverso di come potesse essere in una comunità agricola, cioè era una società più evoluta. Si beveva un pochino di vino, però era molto evoluto, perché si usciva dal sottosuolo e poi si aveva bisogno di svagare un poco. Ed è un altro aspetto quindi di carattere culturale, cioè la formazione, cioè essere calabrese negli anni 50-60, non essere calabrese come oggi, essere calabrese negli anni 50, io giovane degli anni 50, che cosa vedevo? Per esempio ricordo un articolo sul Giornale di Calabria, fra 10 anni in ogni famiglia si avrà una macchina. Guarda, questo è rimasto nella mia memoria, cioè andare a Castrovillari a piedi o in bicicletta è un conto, andare con la macchina è una cosa completamente diversa. Io avevo la fortuna di avere la macchina degli zii a Nicchino, spesso andavo al mare con loro, oppure ho fatto le medie con l'ardita di Cumba Ostrich, e quindi non sono andato in bicicletta, perché poi c'erano gli studenti dell'industriale, per esempio, i miei amici, che dovendo fare anche il pomeriggio alla scuola, erano costretti ad andare con la bicicletta, mentre noi che facevamo le medie andavamo con la macchina da noleggio. Quindi tutte queste cose stigmatizzano, lasciano quasi dei segni nella memoria, cioè formano il giovane degli anni 50-60. Cioè il giovane degli anni 50-60, sul piano culturale, non è un giovane sottomesso, è un giovane che ha degli ideali, è un giovane che guarda al futuro, ha presente degli ideal tipo. Cioè cosa significa? Io per esempio guardavo alcuni giovani che andavano all'università, e cosa vedevo? Vedevo il loro, me stesso, dico io vorrei essere come loro, anche perché sono andato qualche volta in campagna con mio zio, perché mio padre era in America, e insomma andavo a prendere l'acqua per pompiare la vigna, e era fatica, bisognava alzarsi alle 3 del mattino per andare a pompiare, perché questo è un lavoro che non mi piace, meglio studiare. Ed era, voglio dire, si poteva scegliere questa possibilità, chi aveva questa possibilità sceglieva e lo poteva fare, chi lo poteva fare però stava in campagna, no? Quindi diciamo che la società meridionale, la società calabrese cambiava, e come cambiava? Per esempio un'altra questione che mi ha lasciato molto, cioè stare qui a Fraschinetto nella comunità chiusa, la televisione, come è arrivata la televisione? Nel 53 Anicchiarico porta la televisione, la prima apparizione televisiva viene a Fraschinetto nella casa di Durante, Eligio mette l'antenna lì e tutta Fraschinetto e Ianina siamo lì. Ti ricordo? La prima immagine, vedere la televisione, la televisione è stato uno spettacolo veramente esaltante. E quindi poi le televisioni nelle poche famiglie che avevano Don Pietro, andavamo a vedere il campanile sera, il sabato con Mario Riva, cioè questa era la Fraschinetto, c'è una comunità. E tu eri pure la vicina, cioè era una Fraschinetto diversa, completamente diversa, molto legata
molto legata ai valori della solidarietà, dello scambio, del rispetto. Cioè io che avevo 10-15 anni, uno di 20 anni lo vedevo già grande e avevamo grande rispetto per un ventenne. Tu oggi hai 60 anni, vai in un treno, in un pullman, 30 giorni, 10, 20 anni, che ti ignora completamente. Cioè questi sono degli aspetti culturali, degli aspetti sociali che lasciano dei segni, però tutto questo non contrasta con un'altra questione, cioè il fatto che la società cresce in termini culturali e cresce non soltanto per quanto riguarda i valori, perché se uno i valori ce l'ha anche nell'avanzamento della società, i valori se li porta con sé, non è che lascia, cioè, però non è che la modernità ha soltanto degli aspetti negativi, anche degli aspetti molto positivi, cioè l'economia della nostra comunità era un'economia prettamente agricola, è costituita anche dai rimesse degli emigrati, no? Gli emigrati prima nel Sud America, nel Nord America e poi negli anni, metà degli anni 50 nel Nord Europa. Beh, diciamo che questi redditi, il trasferimento di questi redditi, vorrei un po' d'acqua perché c'è, il trasferimento di questi redditi ha costruito l'economia di Frascineto. Cioè io fino all'età di 16-17 anni non ho mai visto una costruire una casa a Frascineto. Si ristrutturava qualche casa, via il Padunze, i muratori da Castrovia, erano gli unici muratori che venivano a ristrutturare le case. E per noi era anche quello, era un'esperienza, vedere come ristrutturavano le case, ma poi negli anni 70, a metà degli anni 70 c'è stato il boom dell'edilizia, perché le rimesse degli emigrati dalla Svizzera, dalla Germania, hanno cominciato, la gente, i cittadini di Frascineto hanno cominciato a costruire le case. Oggi le case del centro storico sono vuote, però c'è un altro territorio qua abitato e oggi mi facevo una domanda, dico ma a Frascineto abbiamo 2200 abitanti e abbiamo mezzo centro storico vuoto e però abbiamo gli stessi abitanti degli anni 70-80, ecco, nasce questa riflessione nel senso che la condizione economica ha migliorato anche le condizioni di abitazione. L'altra questione è che per avere il riscaldamento a casa bisogna andare in montagna con l'asino, no? E beh, oggi abbiamo il metano, oggi abbiamo il pellet, abbiamo tutte le case riscaldate, c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Ovviamente tutto questo cosa significa? Tutto questo significa che c'è un reddito nelle famiglie per permettersi il riscaldamento della casa. Allora, se avevi l'asino e la legna, allora riscaldavi la casa, altrimenti la casa non riscaldava. Per quanto riguarda, voglio dire, questo processo evolutivo nella società bisogna segnalarlo come positivo, no? È vero che quando vediamo quelle fotografie, vediamo questi quadretti, questi spaccati di vita associativa, dello stare insieme, molto esaltata da Pasolini, il quale Pasolini dice no, la modernità ha distrutto i valori. No, la modernità non ha distrutto i valori. La modernità ha dato tanti benefici alla gente. E poi diciamo un'altra cosa, la mobilità sociale a Frascineto è stato un fatto storico. Quando Tommaso poco fa diceva che a Frascineto abbiamo oltre 220 laureati e negli anni 50, negli anni 60, a Castrovillari, chi aveva fatto l'esame da missione andava alla media. Ed eravamo 7 persone che andavamo alla media. Poi nel 1960, con la riforma delle medie, è stato abolito l'esame da missione, non c'era più l'avviamento professionale e quindi andavano tutti alle medie. Ora, quella era, come dire, una discriminazione sul piano sociale, non era un fatto democratico. D'altronde, quella era la scuola voluta da Gentile, dal fascismo, cioè che aveva creato una scuola di classe, cioè la scuola per i lavoratori, il professionale, l'industriale, e la scuola per gli intellettuali, cioè i licei, che dovevano costruire la classe dirigente del paese. E di lì c'era ancora un altro limite,
nei licei, nel senso che soltanto la riforma Sullo nel 1968 apre l'accesso a tutte le facoltà universitarie, se no dovevi avere la maturità classica per iscriverti a qualsiasi facoltà. Cioè il cugino, se non ci fosse stata quella riforma, tu non saresti potuto diventare ingegnere, dovevi fermarti, essere perito oppure accedere all'economia e commercio. C'era l'accesso all'economia e commercio, cioè per diventare avvocato bisogna fare il liceo classico. Oggi un ragioniere diventa avvocato, senza latino, senza greco, senza filosofia, ma diventa avvocato. Cioè c'è stata anche una riforma nell'università, ma questo è un fatto liberatorio, perché al di là del latino e del greco, che hanno delle basi culturali per quanto riguarda la formazione della personalità, del carattere, della visione più larga della società, voglio dire, però c'era un aspetto democratico. Qua ci sono fiori di ingegneri, di architetti, eccetera, che non hanno fatto liceo e sono degli ottimi professionisti. E poi ci sono dei laureati in giurisprudenza o in medicina che vengono dal liceo classico, però è strettamente legato anche con la condizione. Noi dobbiamo d'altronde dire e dobbiamo riconoscere, noi siamo figli di una cultura, noi dell'Occidente, noi siamo figli del mondo classico, noi siamo figli dell'ebraismo, noi siamo figli del cristianesimo, sono le radici culturali nostre. Essere o non essere credente non ha nessun senso, ma le radici culturali sono queste. Tu, caro cugino, puoi non essere credente, ma vivi nella cultura cristiana, nella cultura dell'Occidente. Ed è questa la cultura. C'è una cultura che è stata trasmessa anche nell'America, perché le Americhe sono state fatte da chi? Dai portoghesi, dagli spagnoli, i conquistatori, i colonizzatori, e i colonizzatori avevano la cultura europea. Quindi la cultura europea, che legame ha con Fascina? E noi non è che siamo un'isola che viviamo nella stratosfera, siamo un comune della provincia di Cosenza, siamo di minoranza al Brescia, ma siamo di cultura italiana, cioè la nostra formazione culturale è questa ed è comune a tutti gli italiani. Ora, l'esaltazione di questo fatto ha una rilevanza sul piano culturale, nel senso che noi dobbiamo capire i processi, cioè la cultura cosa significa? La cultura è l'oggettivazione di una realtà che entra in un processo di comunicazione. Cioè noi dobbiamo capire che cos'è l'economia dipendente. Cioè la Calabria ha un'economia dipendente. Cioè dobbiamo capire il concetto di dipendenza. Il concetto di dipendenza significa che noi in economia, come calabresi, non siamo stati mai autonomi. Cioè sia la sinistra che la destra non ha reso la società meridionale autonoma per un progetto di crescita. A noi, se elargiscono assistenza, ce la prendiamo, e come? Se si dà il reddito di cittadinanza, è come se lo prendono i calabresi. Questo lo dico anche per l'esperienza vissuta nel sindacato. Cioè, e noi dicevamo nel sindacato, fino a quando non si dà il lavoro, ai calabresi bisogna dare l'assistenza. Ed è legittimo. Se uno non ha il lavoro, deve pur vivere, no? Ma il fatto di assuefare il lavoratore, il calabrese, il giovane, alla possibilità di avere assistenza e non lavoro, è un fatto molto negativo. Perché il giovane bisogna abituarlo al lavoro, cioè bisogna renderlo, riscattarlo socialmente e culturalmente, col lavoro. Cioè ha dignità sociale col lavoro, altrimenti non hai nessuna dignità. Quale ruolo giochi nella società se tu non hai un lavoro? Tra l'altro, mo bisogna dire un'altra cosa, mentre qualche anno fa il titolo di laurea era un fatto di acquisizione esaltante, oggi dobbiamo dirlo in termini molto chiari, e in questo c'è una schiera culturale di sociologi, di intellettuali che lo sta affermando quotidianamente. Oggi la laurea è un'illusione, almeno per molte lauree, è un'illusione che con la laurea si ha l'accesso al lavoro. Tu devi avere una laurea oggi per capire i processi che vivi nella società. Cioè tu devi essere laureato per capire che cosa dice la televisione.
perché anche l'interpretazione, cioè la lettura di un comunicato, la lettura, un messaggio, io lo interpreto in un modo, Tommaso in un altro, e diventa caos, nel senso che non capiamo più. Tra l'altro oggi la comunicazione è bidirezionale, oppure se noi andiamo ancora più avanti nell'analisi della comunicazione, cioè decodificare la comunicazione, significa che tu non percepisci un rumore. Nel momento in cui ti arriva all'orecchio una comunicazione, devi capire la logica di quel messaggio, lo devi decodificare il messaggio. Se un messaggio economico e dice ma questa è una politica neoliberista, che significa neoliberista? Che significa politica neoliberista? Ah, ma questa è una politica marxista, ma che significa marxista? Ah, questo è un laico, ma che significa laico? No, quello è un cattolico, che significa cattolico? Cioè, diciamo parole, ma il significato di questa parola lo si capisce. Cioè, cogliere il senso profondo, cioè il valore semantico di una parola. Semantico significa il senso, la dimensione. Cioè, parlare. È stato... Cioè, mentre iniziava a parlare, diceva, io parlerò per 10 minuti, e non è una ricerca scientifica. Ha fatto una premessa di alto valore intellettuale. Perché fare lo storico non significa fare una narrazione. Non ho cercato, sì, ho visto dei documenti, però non ho la pretesa di fare una comunicazione scientifica. Anche io, mica sto facendo una comunicazione scientifica, sto parlando a braccio, non c'è niente di scientifico, però ho dei riferimenti culturali. Io qui non presento un progetto stasera, mica io sto presentando il progetto della comunità di Fracineto, dico come è fatto, i caratteri della comunità di Fracineto. Una cosa la posso dire senza, ha i caratteri di una comunità assistita, non ha i caratteri di una comunità produttiva. Tra l'altro, se andiamo a vedere gli elementi, i dati, qua ci sono, c'è cioè il 18% dei pensionati, che va dai 60, alla quale appartengo io, a questa terza fascia, fino ai 99 anni, che producono reddito Fracineto, che trasferiamo il reddito delle pensioni alle nostre famiglie, ed è il reddito più consistente. Poi abbiamo una fascia di cittadini che parte dai 30 anni ai 60 anni che ancora non hanno pensione, e molti di questi non hanno neanche il lavoro, e quelli che partono dai 6 anni ai 30 anni ce l'hanno il lavoro. No, cioè questo è il dato economico. Cioè fare l'analisi economica a prescindere significa dire, ma qua di che cosa si, da dove vengono i redditi? Dalla campagna, no? Quelli sono redditi di sussistenza. Cioè negli anni 50, 60, avere 2 tomalate di vigneto, ti sentivi a prescindere, ma con 2 tomalate di vigneto ci vivi 2 mesi, e nemmeno ci vivi. E allora, ma con un reddito di una pensione di 1000 euro, 1200, 1300 euro, vai a fare una bella vendemmia ogni mese. E senza andare in campagna. Cioè questo è il dato che è cambiato sul piano economico. Cioè dire questo significa avere il quadro preciso, cioè, ma mica questo lo deve dire uno che ha studiato, cioè questo lo devono capire tutti. Cioè studiare oggi, essere nella condizione di leggere la società, di capirla, di interpretarla, perché abbiamo fatto una discussione mezz'ora in casa. Si dice interpretare o interpretare? Come si dice, in tutti e due i modi? Interpretare. Poi però, vai a vedere il vocabolario e si può dire anche dall'altro modo. Guardano poco qua. Cioè, quindi non bisogna essere mai proprio certi. L'altra questione, e questo lo rivolgo soprattutto, permettetelo, al cugino Tommaso. Cioè il cugino Tommaso, tu ti devi togliere la testa però che le leggi della fisica sono stabili, quelle fino a mo' sono stabili, ma dopo Newton è venuto Einstein, il principio della relatività, e dopo c'è qualcosa ancora, o no? Tu lo sai meglio di me, che c'è ancora di non definito, da definire, cioè sembra anche nella, cioè una scienza, come dire, universale, scientificamente dimostrata senz'altro,
Non c'è più. C'è tutte le scienze, perché noi teniamo derisi. Le scienze umane, antropologia, storia, sociologia, psicologia, sono scienze di secondo livello, mentre soltanto la fisica, io lo riconosco perché è una scienza dura, però una legge, cioè fino in fondo, la verità fino in fondo. Questo è un concetto filosofico, però mi rendo conto, se me lo permette lo posso dire, cioè l'immanenza, cioè avere come dato reale soltanto quello che si tocca, soltanto quello che si vede, soltanto quello che si misura, e soltanto quella la realtà, per me non è sufficiente, caro Tommaso. Per me il trascendente esiste, cioè dopo questa realtà c'è un'altra realtà, non la conosco ancora, spero di arrivarci con la fede. La fede che cos'è? È una capacità di immaginare quello che non tocchi con le mani. Però io mi rendo conto pure che un noto fisico e un noto scienziato credente questo dice: guarda però che Galilei è arrivato alla legge scientifica partendo non dagli astri, ma andando all'analisi della Terra, cioè i neurini, la non fisicità, il contrario della materia è un fatto di ricerca. Quindi voglio dire, non è niente di conquistato. Ora noi, l'umanità deve conquistare. Immaginiamo che cosa pensavamo di aver conquistato noi negli anni passati. Oggi ci troviamo nel 2000, nel XXI secolo, e ancora abbiamo molto da cercare. Che cosa c'entra questo con la comunità di precedenza? C'entra questo con il discorso che faceva Tommaso e che ha fatto Rosildo? Non lo so, è un interrogativo, lo lascio aperto a voi, grazie. Grazie. Allora, stiamo parlando di questo, io devo illustrare delle diapositive per dire come Frascineto si è, almeno a detta mia, si è sviluppato. Questo che state vedendo, chiaramente ve li darò perché sono 1000 foto, queste che avete visto man mano che siamo andati avanti, sono 1000 foto di azioni che si facevano nel secolo scorso, cioè tutto il 1900, e non sono di Frascineto, perché il mio compare Jolly mi ha cancellato, non sono di Frascineto, però sono, molto probabilmente, parecchie cose che avete visto coincidono pure con le situazioni nostre. Scusami, Giulio, questo che io adesso devo semplicemente... Allora, ho fatto una ricerca, diciamo così, dal punto di vista che più o meno capiamo, perché io sono sempre dell'avviso che, dato che l'ho capito io, no? E se lo comprende un ingegnere lo comprende un politico, noi siamo un po' più molesti. Allora, io parto da una condizione che praticamente potete... Il primo documento che io ho trovato, sono andato l'altro giorno all'Archivio di Stato, è ancora in pubblicazione, quindi lo potete vedere, è un documento che in un certo qual modo non l'ho scritto io, cioè un documento che esiste all'Archivio di Stato, è questo, e me l'ha tradotto... una nostra compaesana, che è la moglie di Lino, la De Biase, che è all'Archivio di Stato, e c'è questo atto del notaio Donato Luigi del 1560, siamo praticamente a 50 anni, 60 anni che eravamo venuti dall'Albania, cioè come eravamo noi venuti dall'Albania. Vedete cosa c'è scritto in quest'atto, di questo notaio?
il sindaco di Frascinetto, Nicola Mammo, quindi c'era un sindaco non c'ero da, io. Da, no, dal 1560, dice gli eletti Giorgio Tosca, Alessio di Telefrascino, nonché altri cittadini riuniti in pubblico Parlamento nella casa Scutari, c'era Mario Scutari, nella casa Scutari, fanno procura a Giovanni Baiotta, Basilio Schinizia ed altri di Frascinetto per rappresentare l'università e supplicare di ottenere licenza di non essere costretti a lasciare il casale, con l'obbligo entro un anno di circondare il paese di mura e iniziando i lavori in 3 mesi. Cioè in un anno noi ci dovevamo mettere, noi, quelli, perché eravamo proprio maleducati, evidentemente andavamo a rubare, andavamo, perché non avevamo le terre. Cioè chi è che è venuto dall'Albania e ci hanno ospitato, noi eravamo sotto i marchesi e sotto il vescovo di Messina. Siamo nel 1560. Cos'è che succede? Questo per Frascinetto, lo trovate lì e poi lo vedete, questo per Eianina. Eianina prese e c'è un atto del 1574, sono 14 anni dopo, vedete cosa c'è scritto, prese in possesso del casale di Porcile, Seu Frascinetto, di Don Ottavio Sanchez, marito di Donna Eleonora Policastrello, che la stessa aveva avuto in dono dalla madre Donna Margherita Buono. Caterina Buono. La presa in possesso avviene alla presenza del sindaco Giovanni Bellucci e di altri eletti di detto casale. E si comincia a capire un po' la situazione anche, diciamo così, politica com'è. Cioè mentre noi, Frascinetto, cioè chi era gli albanesi, addirittura c'è una differenza che i linguisti possono anche vedere tra come parliamo noi e come parlano noi di Frascinetto, come parlano i residenti di Eianina, c'è qualche parola, ma soprattutto noi stavamo, diciamo così, con le assemblee, con il sindaco e gli altri. Eianina invece era sotto qualcosa, i Policastrello, quindi poi c'è da fare tutto una discussione, però sono atti che sono atti, cioè praticamente sono stati fatti, sono atti che li trovate lì. Addirittura c'è una mostra all'archivio di Stato che potete andarlo a vedere, una mostra sulla storia dei paesi albanesi attraverso gli atti dei notai. Quindi sono un po' visti in questa maniera. Allora che ho fatto io? Dato che io forse non lo sapete, ma sono di Frascinetto, e ho pensato, qui rappresentiamo una quindicina d'anni di storia, diciamo, tra l'età di Rosindo, l'età mia e l'età del cugino, no? Abbracciamo un certo senso. E io sono andato con la mente, dico, ma come giocavamo noi, Tonino? Noi siamo del 50, come giocavamo? Effettivamente un muro c'è. E un muro lo sapete com'è che c'è? Abbiamo un po', perché tutti quanti penso che lo... Partiamo dalla chiesa. Dalla chiesa, la chiesa è stata costruita nel 1790, c'è scritto là. Era fuori le mura. È una chiesa a croce latina. Perché? Perché eravamo sotto Cassano, sotto i latini, non eravamo. Tant'è vero che quest'anno c'è, tra un mese c'è il centenario della Costituzione, e quella è un'altra storia. Qui non è quella la storia che vogliamo fare. Allora dove ho pensato? Pensate a Via Pollino e pensate da dove è la farmacia, si va su Via Colonnello Pace. Effettivamente, andando su Via Colonnello Pace, mentre a sinistra ci sono delle case che sono costruite tutte tra il fine 800 e 900, hanno questa caratteristica particolare, poi gli architetti e gli urbanisti possono dire. Sulla destra c'era il muro in Muri Muscani, Muri Dan Benite,
c'erano dei muri là che ancora sono rimasti e andiamo a finire praticamente dove sta mia cugina Pace con Corretella. Lì praticamente troviamo, se pensate a staccare quel punto là, sulla destra sta uno dei palazzi che era di Fraschinetto, Palazzo d'Orsa, che aveva il muro, chi ha fatto la scuola media lì, aveva il muro dietro Palazzo d'Orsa, con Re Fiorini, ma Maria e da lì, se si passa, da casa Caravona che è qui, si passa e si va su via dei Latini, con Ria Cuscerini, di Marchioni. Lì praticamente sulla sinistra, con Ri Dubbi, con Ri Ulegi, era via dei Latini, paese, la zona di Tignivet dei Latini. Allora questo muro sale di sopra, via dei Latini, e va a finire dove sta il fratello di Battista, e sopra il fratello di Battista Cuscerini, l'altro. Siciliani. Sopra siciliano, muro, Bellucci, che non c'è più. Lì tutto quel sistema, anche muri grastati, era tutto di proprietà dei Bellucci. Erano tutti praticamente le. E va a finire dietro di te. Da lì ritorna a via Pollino e ci gira. Quindi Fraschinetto, in pratica, secondo me, era all'interno di questo. Poi hanno tolto i muri e tutto quanto. E io questa situazione lo ripropongo adesso con Google Maps in questa condizione. C'erano dei tumori, è chiaro che non c'era la cosa che c'è adesso, perché in realtà era tutto, non è che si stava su queste. Mentre a Ianina chiedevo poco fa a Gennaro, ma Don Basilio penso che lo sa, a Ianina i classi dei Pace, che era molto probabilmente il Policastrello, tutti questi, perché c'era praticamente questo ceppo che riusciva. Noi, come diceva Dupo, venivano certi amici nostri da Torino, o veniva per esempio qualcuno con Gennarino, no? Venivano gente da Perugia, da Siena, con Fumanone, e dopo gli dicevo, ma vi siete mai chiesti del perché Fraschinetto non c'è un castello? Cioè, mentre a Cerchiara l'avete un castello. Dice, guarda, è una cosa bella, dice, c'è un paese che c'ha un castello, è una cosa bellissima. E dopo diceva, no, dice, noi non abbiamo un castello. Dice, perché non abbiamo mai avuto uno che ci comandava. Cioè, l'idea del castello, effettivamente c'è qualcuno che comanda, perché c'è un castello, ci stava qualcuno. Fraschinetto è atipico, non ha questa cosa, anche Civita ce l'ha un castello. Cioè, chi è che ha un castello vuol dire che ha avuto qualcuno che... No, ma allora si spiega anche il fatto perché non abbiamo mai avuto un sindaco per più anni. Sì, c'è un eccesso di... Allora, da quello lì, i muri, avete sentito che è stato indicato il muro a secco come patrimonio dell'UNESCO. Secondo me i muri a secco, come si facevano allora? Noi non è che siamo... delle Puglie dove vedete come si faceva. Ma questa è Ianina. Secondo me quel muro che io ho ipotizzato, vedete, è il muro che, e io ho fatto queste foto 3 o 4 giorni fa, perché si facevano muri senza malta, cioè una pietra sopra l'altra, ma prima si facevano senza malta, senza cemento. E ci voleva là, senza calce, senza... Tanto è vero che è stato indicato il muro a secco come patrimonio dell'UNESCO, perché non tutti lo sanno fare il muro a secco, è un'arte fare il muro a secco. E vedete? L'ultima ristrutturazione è a Bariai.
prima ristrutturazione di qualcuno va fatto con anima e fervaccio, per dire di... lo sta facendo questo. Allora, un'altra cosa, vedete, questo è il muro che secondo me, questo è sulla destra di via Pollino, che però qui c'è già la malta, mentre qui a sinistra, vedete, è da casa Martignano, da casa Martignano è dove stanno, è dove stanno. Però quello è un muro che, se uno fa un po' di mente locale, tu hai 5, 4, 5 anni più grande di me, tu se fai un po' di mente locale e fai il giro, e fai pure un cacagli, subito dopo continua il muro, e continuava il muro, andava fino a sopra, poi è chiaro che abbiamo, che cosa abbiamo fatto? Chiaramente tutte queste cose poi ve le dirò, ve lo darò chi è che vuole. Cosa che abbiamo fatto? Un'altra caratteristica di Frascinetto. Frascinetto ha una caratteristica, le ghitonine. Tutte le ghitonie di Frascinetto sono all'interno di un triangolo rettangolo. Vi faccio fare una riflessione. Partiamo da Cascesci dove sta Giordano, dove andavamo a lasciare Castrici, la macchina per andare Castrici. Vedete cosa succede? Scesci, stringi, praticamente come è fatta la cosa? Che ha due triangoli, la scesci, stringi, torni il scarponetto, lasciamo la macchina qui, vedete come sono fatte le case? Che c'è sempre una zona cieca. Perché questo? Perché c'era Vorea. Veniva tutto il... Allora, per stare tutti insieme da dietro a me, stavamo tutti insieme, e ognuno metteva la... Dove stai tu? Sotto il tuo balcone, non è un triangolo rettangolo, è il triangolo rettangolo, la casa è fatta in modo tale che il vento che viene da sopra, lì non ti tocca mai. Le spalle sono protette. E vedete Frascinetto con queste asce. Castringi qua queste due. Dopo venne Camigliuccia e Uglientita Pie. Dopo venne Catubi e Uglientita Pie. Dopo questa ai Giastri, Cangiolini, a Pie. Capietti a sta Pie. Vabbè, però sono tutte, e la cosa che ci caratterizza è, a dire il vero, questa riflessione me l'ha fatto fare il mio collega, l'ex collega di studio Dario Stabile, quando è stato fatto il progetto della pavimentazione di Piazza Standard. Piazza Standard è proprio un triangolo rettangolo dove sono gli anziani, dove c'hai i tuoi assistiti, la presidente. Praticamente lì, perché sono fatti in quel modo? Perché non viene il vento. Poi noi abbiamo stravolto completamente questa condizione. E Frascinetto aveva pure questa cosa. Ma vedete cos'è che avviene? Frascinetto 1940, per intenderci, questo è la chiesa. Vedete la chiesa? Perché c'era la chiesa. Qui c'è il fabbricato che hanno abbattuto, poi c'è il fabbricato di Zia Costo e vediamo dopo tutto Rocchini e vediamo dopo il cimitero. Non c'era assolutamente niente. Siamo nel 1940, passano degli anni, vedete questa foto è stata fatta non da Jolly, perché Jolly è del 1950, non l'ha fatto, l'abbiamo rubato, e forse l'avevano fatto dei vini, vedi, poi è stato fatto questo dei vini, vedete, è stato fatto in una zona che
sia Pierfrancesco che altri lo vanno a fare, cioè da Iannina a prendere Frascineto, perché? Perché si vede solo la strada che Frascineto è collegata a Iannina, vedete, non c'era niente, proprio niente, e soprattutto un'altra situazione, mentre è stata fatta così, e qui siamo sempre più o meno in quel periodo, vedete questa qui. Questa è Frascineto, dal 60 al 70. Cos'è che è avvenuto? Abbiamo avuto la variante, e vi ricordo che la variante, una delle condizioni, poi vi dirò come è stata fatta, viene fatta sempre per incidente. Era morto Nicolino, mio cugino. Cioè praticamente noi, tutti i camion passavano all'interno di Frascineto e c'è stata quel, guarda, senza volerlo, partendo dalla morte di Nicolino, noi abbiamo avuto la variante con morti, se facciamo un po' di mente locale, praticamente abbiamo trasferito dal punto di vista urbanistico e migliorata la cosa. Però ci sono molti più morti all'interno. All'epoca è morto uno, ora ne sono morti sei. Allora, però vedete un po', dal punto di vista proprio di come, questa è la chiesa, né sotto la chiesa non c'era né Viale Europa, non c'era né le poste, né niente, solo che qui negli anni tra i 60 e i 70 avevano fatto l'autostrada. Vedete, avevano fatto l'autostrada e avevano fatto la variante. C'era solo il palazzo vostro, signori, Scanderberg. Vedete, c'era Scanderberg, non c'era più niente da questa parte. E dalla chiesa a Iannina, vedete come è diventata Frascineto. Cioè Frascineto qui è la chiesa, vedete? E sotto la chiesa, vedete, qui è la chiesa, sotto la chiesa vedete cosa c'è stato, e dopo la chiesa verso Iannina c'è stato praticamente tutto questo sviluppo. Questo sviluppo che ci ha portato chiaramente a questa situazione qua. Qui c'è la chiesa, mentre nel 60 trovavamo solo l'asilo delle suore e la dove sta il prete, la canonica. Questi erano i due riferimenti. Terza condizione che ha stravolto anche dal punto di vista economico è una situazione che lo possiamo vedere tutti quanti. Questo su Google Map oramai si può andare tranquillamente, ma vedete, cementificio e tutta quest'area che è di proprietà Italcementi è praticamente due volte, in termini di superficie, due volte Frascineto e Iannina. Cioè, quando si fanno delle analisi dal punto di vista di costo-benefici, bisogna vederli queste cose. Perché? Perché nessuno si pensava che ci potesse essere, ci potevamo arrivare ad una condizione che una fabbrica, che in un modo o nell'altro c'è una produzione di polveri sottili all'interno di una fabbrica, di solito non lo si mette a monte. Oggi come oggi, tutte, addirittura c'è il VAI, la valutazione di impianto. Impatto ambientale che è venuto solamente dopo il 2004, ma prima non si faceva nessun tipo di analisi, tant'è vero che oggi come oggi abbiamo fatto addirittura delle condizioni di non mettere il selettore o quella la discarica, a parte la discarica, ma soprattutto l'ultimo che c'è stato, che lo volevano mettere nel cementificio. Allora, in questo modo ci sono una decina di slide che uno lo può vedere per cercare di vedere come si è trasformato il paese.
perché il paese in realtà noi dobbiamo pensare che non si è trasformato per condizioni particolari, anche perché i cinque sensi noi li avevamo, lo sapete quando? Quando il paese era nel 1900, dal 40 al 60, io li ho visti tutti i cinque sensi, avevamo praticamente dei sensi, per esempio c'era la vita che scorreva in un certo modo, le quattro stagioni noi le abbiamo sempre vissute, perché noi l'estate Camagli si trasportava la legna con i ciucci, non da che andiamo da Ambrosiano a comprare, andiamo praticamente, dovevi partire col ciuccio. A proposito del ciuccio, qui poi si vedevano pure i rapporti tra moglie e marito, perché mi raccontava un amico mio che sta a Siena, Cumanono, che per te non vuol dire niente ma vuol dire tanto perché siete attaccati a scuola, a casa, Mario Groppa. Allora aveva il nonno, no? Che andava a prendere la legna, la moglie, no? Era un po' sfaticata, allora sai che faceva? Appena vedeva, perché si vedeva tutto il che scendeva, no? Appena vedeva il marito che stava scendendo, e gli diceva che aveva sempre mal di schiena. Allora arrivava, come si prendeva Angelo Maria, arrivava, non solo che arrivava a piedi perché la legna, e arrivava là e diceva: oh Angelo Maria, ma mi fa male la schiena. Allora che faceva? Angelo Maria scendeva là. Poi ad Angelo Maria gli hanno detto, dice: guarda che tua moglie fa, dice, perché prima che tu arrivi fa proprio una, sai che ha fatto? Ha preso un giorno, è arrivato e ha preso un bel pezzo di legno, come è arrivato non gli ha detto niente, ha preso e gli ha rotto un braccio, e gli ha rotto un braccio. L'ha preso, ha fatto togliere tutto, prende e lo porta a Castrovillari dal dottore. Dice, no, ha fatto male, dice, si è rotto il braccio, è caduto. Dice, quando è? Dice, 5 lire. Dice, no, ti è 10, perché domani... L'altro che è tirato dalla campagna pioveva e era bagnato, e la moglie, allora all'epoca le fondale erano nel paese, non erano imbroccate, ha detto, dopo gli aiuti fa mille fino a lui, e arrivate in muore, dopo gli ambrato i piccoli e stanno lì e ha detto i giù. Allora, la primavera eravamo noi e dicevamo vei e meglio, cioè andavamo alla grotta del pozzo con una spodella e ci davano il siero della sera. In autunno vei un cagorrizzo o andavamo e in inverno neve e vento voleva. Cavreste invece in estate, ma io e me pombiamo, quello che facevamo tutti quanti. In primavera c'era la mietitura, in autunno la vendemmia e in inverno brisiandello, ammazzavamo e noi anche con le olive. Praticamente in tutte queste situazioni c'erano veramente cinque sensi. Perché tu uscivi per Frascineto e sentivi l'odore, lavavano le porte, tutte queste situazioni qua. Ed è chiaro che allora, tutta questa determinazione è stabilito da quella scansione che diceva Rosilda. Perché Rosilda diceva determinate cose e noi siamo arrivati dal 56 al 61, cioè ogni famiglia aveva un pezzo di terreno sopra il paese dove sono le case popolari, ci scoprea, facevamo la differenziata, cioè praticamente io mi ricordo prendevamo e andavamo a portare i rimasugli, che erano pochi, non c'era plastica, non c'era niente, avevamo e lo portavamo lì.
lì c'erano le galline che andavano a mangiare e quindi si riproduceva, cioè è chiaro che era una situazione. Lì si faceva la trebbia, io mi ricordo, un anno si è preso fuoco, hanno bruciato, per dispetto, sì, hanno bruciato. E lì mi ricordo l'odore delle mine. L'odore delle mine era il periodo di Giandone, perché si faceva la rete idrica a Frescina. Quindi fino al 58-59 non avevamo l'acqua a Frescina, non avevamo né l'acqua né la fogna. Perché mi ricordo come odori l'odore delle mine? Perché Cadras, dove stavamo noi, praticamente c'era la pietra viva e per rompere, per fare gli scavi, dovevano rompere con le mine. Quindi immaginate, poi le mine non sono mai mancate perché venivano da Ianino, no, quella era un reperto militare quando sono morti i ragazzi. Mentre c'è gente di Ianino che sapeva usare bene. Avevamo un'altra situazione, tutti quanti noi, tranne Roberto, no, io ho fatto la scuola elementare Cappaolucci, il cugino ha fatto mi diceva, dove l'hai fatto? Allora, dove c'è l'edicola della signora di Enrico. No. Dalla signora di Anina chi? Alla scuola meglio. Alla scuola di Caspia che sta per la gelarina. Caspia. Sta Carmelina. Cicimona. Cioè, per dire, no, io l'ho fatto da Ceci Pechini, che va Matie, che Paolucci la scuola elementare. La scuola elementare da Paolo. Quando è venuta la scuola elementare costruita 60. Nel 61-62, sono state costruite con Stornavacca le due scuole elementari, quella di Ianino e quella di Frescina. Praticamente lì c'è stata la trasformazione, perché oltre a questo c'era un'altra condizione che mi ricordo ancora, c'era la teleferica Casa Lucia. Cioè praticamente tagliavano gli alberi in montagna e arrivavano praticamente. Prima di quella era un'altra della cementeria. Tagurifozzi, sta ancora qui. Allora, dopodiché questa valutazione della condizione con il Groppa, Don Pasquale, è stato istituzionalizzato la scuola media. La scuola media è, per tutti quelli che lo sanno, chiaramente è Palazzo d'Orsa. Palazzo d'Orsa dove... dove Giannino. Maria è... Lì io ho un'immagine di Palazzo d'Orsa, ho un'immagine che sembra Marconi di Fellini. Perché? Perché a un certo punto, dato che non facevamo scuola nei piani interrati, nel sottoscala, c'erano praticamente tutta questa sottoscuola piena di bauli pieni di merda. E tutti quanti noi, c'era Don Antonio Bellucci che dice invece di buttarle, l'aveva comprato Palazzo d'Orsa, Fiorini, Bacchini, lo doveva ristrutturare, dice invece di buttarlo. Li prendiamo. Ci sono molti manoscritti in biblioteca che ha Don Antonio Bellucci, dei Dorsa, proprio tutta una situazione del genere. Allora, 1970 con Scornavacca Basile avvengono le grosse trasformazioni, perché viene l'autostrada e viene la variante. Autostrada, variante e soprattutto la... Inizia la costruzione dell'Italcemento. Cioè queste tre grosse condizioni ci hanno letteralmente trasformato. Perché? Perché in pratica parecchie persone
hanno trasformato la loro attività. Noi eravamo tutti contadini. E addirittura gli anni successivi, con la, nel 70, con la, la consigliatura di Gentile, mi diceva Napoleone, peccato che non sia è venuta la forestazione. La forestazione, praticamente c'era pure tuo padre, c'era una situazione di non iniziare con la forestazione. Lo sapete qual era la motivazione, diceva Napoleone? Dice, mi dicevano, ma era l'ADC, avevano costituito la, la regione Calabria, dice, ma come? I forestali lavorano da tutte le parti e non lavorano, non c'era una forestazione a prescindere. Allora hanno iniziato a fare la forestazione. La forestazione ha impiegato, siamo arrivati a qualcosa come tra forestale e consorzio, 40. No, ma no, in, a Brascineto ha 100 persone. 100 persone, cos'è che ha avvenuto? Lì c'è stata la batosta della, dell'agricoltura. Perché chi andava a lavorare lì, praticamente non andava a, a zappare, perché allora non c'erano i motocoltivatori. Perché poi quando sono venuti i motocoltivatori, che doveva aprire prima? No, vogliamo sapere. Sì. Ma aspetta, per la forestale. Sì, ma d'altronde non c'era un disoccupato, perché chi era disoccupato andava a lavorare lì. Andava a lavorare lì, quindi hanno abbandonato praticamente. E diceva Napoleone proprio questa cosa qui, dice, ma che stiamo facendo? Poi la, la, le persone vanno a lavorare alla, alla forestale e non possono venire per 1.000 lire al giorno a, 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 a e praticamente, però continuava ancora, perché? Perché chi lavorava nella forestale era giovane, per cui le loro terre le coltivavano, hanno anche comprato le terre, perché avevano dei soldi, hanno comprato le terre. Come hanno comprato le terre, però non c'erano grossi estensioni, ognuno aveva, e hanno costruito la cantina sociale. Perché? Perché non si poteva andare avanti con piccole cose. C'è stata questa idea di Andrea, credo, di Scornavacca, di fare una cantina sociale, cioè di conferire queste piccole quantità lì. Però dato che l'attività non era prioritaria questo, perché uno che aveva praticamente un, 5 milioni all'anno come lavoratore dipendente, anche se andava male la cosa, se andava male poteva andare per Don Vassili e poteva andare per Saverino, che non era. Tu sei stato... Don Vassili ti chiama la cantina sociale. Allora questa situazione ha un po' sconvolto, perché la, lo sconvolgimento poi è arrivato al fatto di entrare nelle nostre condizioni. Abbiamo trasformato il paese attraverso dei servizi, mi ricordo la battaglia che io addirittura ero contro, ma la battaglia che ha fatto il fratello, che è stato per 2 anni sindaco, con un personaggio che era Giovanni Ferraro, il segretario comunale, che vedeva oltre. Là c'è stato, mi ricordo che era stato pure messo in minoranza tuo fratello, perché si doveva espropriare tutta la proprietà di fronte al comune, dove è il comune adesso. Tutta questa qui, dove stiamo noi? Lo sapete di tutti io? Era di, della mamma, no, della moglie di Groppa. Non Pasquale Groppa, quella di Prosa era di Marietta. È successa una mezza pandemonia perché dovevamo espropriare. Espropriare significa gli prendi questi terreni, quando in quegli anni si stavano vendendo tutti i terreni. Comunque, se è stato fatto. È stato fatto questo esproprio. Dopodiché tra Pierino Ferrari e me c'è
c'è stata tutta una serie di realizzazioni di opere, perché era un momento che tu potevi praticamente fare. Oh, Marco, fatto, scusa, quella volta quando si è fatto lo sproprio di qua, l'hanno fatto in giunta e a noi non ce l'hanno fatto sapere niente, che se no diceva che noi andavamo subito a avvisare. Sì, sì, ma era questa. Sì, sì. Sì, ma era sì, ma era praticamente una situazione del genere. Con tu sei arrivato ad avere una serie di servizi che poi non avevi fatto. Mi ricordo che un'altra cosa che l'ho vissuta io personalmente quando abbiamo fatto Viale Europa. Viale Europa, praticamente adesso sembra semplice che si va lì, ma io mi sono dovuto litigare con i parenti di mia cognata perché Viale Europa esce lì e non è venuto Caglioni, mo come è, vabbè, potevi girare dall'altra parte. Cioè, ma c'erano queste e praticamente si è dato l'aspetto, diciamo così, che c'è attuale dopodiché andando avanti negli anni, cioè è chiaro che poi sono arrivate delle restrizioni che stiamo vedendo. Mi ricordo con Pietro e già con Cortese che praticamente è arrivata la questione dei dissesti finanziari. Il sesto finanziario dice no, i piccoli comuni se volete realizzare qualcosa devono pagare i cittadini. Allora c'è stato il piano di rientro, ci sono state una serie di cose e ci sono state le azioni, come l'abbiamo avuto, di realizzazione di altri servizi, il metano, per esempio fatto con Valentino da lui, e la Little Gas che è venuta, cioè non è che l'ha realizzato il comune. Con Cortese, sì. No, Cortese poi però è stata fatta non dal comune, è stata fatta da società. Come adesso ti vanno le società e ti vengono a dire questo. Allora, io la voglio chiudere qui per dire che tutta questa valutazione è una valutazione, diciamo così, di vedere il territorio per com'è adesso e da dove è derivato, perché noi partivamo da che cosa? Da una condizione che io, papà e mamma, mio padre appena venuto dalla guerra, dice che devo fare qui, prendersene va, e noi abbiamo questa situazione che tutti quanti arrivano e se ne vanno. Un'ultima analisi sulla popolazione: è vero che siamo più o meno tanti, però dovete pensare che 1950, noi nati nel 50, siamo 64 nati. Nel 1950, 64 nati nel 50. Nati nel 2018, 8 nati. Il rapporto è questo. Per cui è vero che siamo 2003 e prima eravamo pure intorno al 2003, però adesso siamo in percentuale tutti anziani e non giovani, e nell'altra parte erano tutti giovani, perché ogni famiglia aveva minimo 3 o 4 e non aveva il televisore a casa. Allora Pier, vuoi dire qualcosa tu che avevi detto? No, è visto, perché così poi vanno. Io solo per dire pochissime cose, dall'analisi innanzitutto applauso agli organizzatori di questa cosa, quantomeno siamo un po' insieme, se usciamo fuori dalle nostre case e abbiamo modo anche di riflettere un pochettino, di riprendere qualche discorso che conosciamo o che comunque abbiamo vissuto in un certo modo. E quindi dico, sulle analisi fatte, certamente questa sera non può essere esauriente di quello che della storia del nostro paese, insomma, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico e sociale. Certo, quello che è stato detto è importante. Bisognerebbe approfondire ancora qualche altra cosa. Certamente, come dicevo,
diceva Rosildo, insomma, non tutto si può fare. È vero che noi in quel un aspetto, per esempio, che non è stato rilevato e che secondo me bisognerebbe poi affrontare, è il ruolo delle donne, per esempio. Il ruolo delle donne a Frescinetto, di cui io ho fatto nel mio libro, ho fatto riferimento nel 1916, quando c'è stata una sommossa delle donne contro la guerra, contro il Caravita, 1916, dove il prefetto diceva, per rassicurare i governanti, è solo una manifestazione di donnicciuole del paese. Ma era una cosa che invece di molto più ampio, che avveniva nel nostro mezzogiorno, un po' in tutta Italia. Nel 42, qui abbiamo Gennaro Mascino, e sua madre è stata protagonista di un evento importantissimo, cioè la prima occupazione del comune di Frascinetto, in cui il podestà di allora, del 41 o 42, è stato defenestrato e le donne occuparono il comune di Frascinetto per un problema di natura economica e di estrema vitalità, cioè il fatto della vendita della montagna ad un'azienda del nord, Boschino. E che sembrava, questo significava per la gente di Frascinetto, di cui avete fatto riferimento, che si andava per avere la legna, insomma, morire di freddo d'inverno. E quindi in quel momento sono riusciti a bloccare questa vendita e ad assicurare alla gente di Frascinetto la possibilità di rifornirsi di legna. Non solo la mamma di Gennaro, Rina, ma anche tante altre donne che sono state arrestate e messe in galera, di cui io ho avuto modo di andare a, dato che mi piacciono queste cose di storia, eccetera, sono andato a trovare anche il processo al Tribunale di Castrovillare e ho gli atti del processo su questi avvenimenti, quindi le testimonianze e tutto questo. E quindi questa è una cosa molto importante, di cui secondo me è bene ricordare. Un altro fatto molto importante è quello dello sciopero per l'acqua a Frascinetto, di tutto quello che c'era, e che si inserisce su quello che diceva Rosildo, il periodo storico, politico che c'era qui a Frascinetto, che non era un momento molto idilliaco dal punto di vista politico. C'erano tante situazioni difficili, situazioni poco edificanti, perché c'erano delle divisioni. Il paese era spaccato, il paese era estremamente spaccato fra le due fazioni politiche più importanti, anzi le tre fazioni politiche, i comunisti, i democristiani e i repubblicani. Non dimentichiamoci che a Frascinetto c'era un forte partito repubblicano nell'immediato dopoguerra, che era stato costituito da Scornalacqua, dal professore Scornalacqua, dal Giuseppe Scornalacqua, che era il punto di riferimento del partito repubblicano e del partito d'azione qui a Frascinetto. Anche in quel momento ci fu una grossa lotta politica e Frascinetto si divide in maniera brutta, direi, con denunce, con articoli sui giornali, insomma un po' pesantucci, sia da una parte, cioè da una parte soprattutto, e in cui la politica era affidata non ai cittadini, ma al clero. E questa non era sicuramente una situazione edificante per quel momento, no? Le donne erano le donne che, in cui una donna repubblicana, cioè la moglie di Scornalacqua, cercava in tutti i modi di farle uscire da questa situazione buia in cui si trovavano le ragazze soprattutto, no? E in un articolo di giornale sulla Voce Repubblicana di allora scrive proprio al giornale, senza fare nome, la professoressa, perché era anche lei professoressa di Firenze, denunciava questa situazione in cui le donne erano tenute, diciamo, di scarsa considerazione nel paese,
e che non avevano quella libertà intellettuale, culturale, eccetera, che potevano avere in qualsiasi altra donna. E dall'altra parte c'era l'azione cattolica, no? Quindi non, il problema non era tanto fra comunisti, sotto certi aspetti, e democristiani, quanto tra repubblicani e la Chiesa. C'è una situazione veramente terribile. Io sono riuscito a trovare nelle mie ricerche tutti i giornali, più o meno dall'epoca, in cui si parla di trascinetto, insomma ci sono articoli su questa situazione. Già lo erano prima su alcuni, con il Partito Comunista, in un giornale del Partito Comunista, e poi su quelli repubblicani di quella legge. Addirittura sì, l'oscurantismo, un articolo della moglie di Scornavacca scriveva l'oscurantismo del sud, insomma, e delle donne, come venivano trattate. Lei cercava, per esempio, di organizzare un gruppo di donne qui a Trascinetto. Ha cercato di organizzare un gruppo di donne. Il Partito Repubblicano, questa situazione dava fastidio, perché dall'altra parte c'era l'azione cattolica che raccoglieva le altre, la maggior parte delle donne. E quindi c'era questo confronto anche aspro sotto certi aspetti, tant'è che poi sono arrivate anche denunce, situazioni un po' pesanti. Quindi il discorso è ampissimo, sarebbe... Dobbiamo chiedere a Tommaso di fare, organizzare un altro dal 1861, dall'Unità d'Italia al 1946. Su questa cosa secondo me sono tante le cose che bisognerebbe approfondire, perché danno uno spaccato del paese che secondo me altrimenti rimane un po' così. Facciamolo. Questo riferimento è molto interessante, però bisogna ricordare che la condizione della donna, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, non è che a Trascinetto fosse diciamo di livello inferiore rispetto ho parlato di un Mezzogiorno. E questo è diciamo però quello che è avvenuto nel 74. Con il divorzio. Sì, vabbè, allora aspettate, allora Mari, ma ce lo deve dire la cosa soprastante. Allora, voi ci dirà una poesia. L'odio che l'avrei presentata. E intanto complimenti a tutti perché questa sera, e voglio, permettetemi di dire un grazie a Rosina. È una cosa personale, permettetemi, perché io ho imparato alcune cose che non sapevo, di cui non ero a conoscenza. Qui, questa sera, lui a casa ha rielaborato nella mente, ha scribacchiato qualcosa, io non ho sentito nulla, cioè non ha detto nulla ad alta voce. Grazie e bravo. Permettetemi di fare questa cosa un po' più male. La poesia ovviamente è una poesia che spesso ho recitato, l'ho scritta perché non ce l'ho scritta da nessuna parte, però è quella che me la ricordo a memoria, me la insegnò Don Emanuele Giordano, avevo forse 15 anni, e infatti è tratto da Zacone Tefasnitz di Bernardo Bilotta. Si sente la mia voce? Sì. E parla di Trascinetto. Zamit Frasnitz e i Tomi Chatinghet, Tomi Cus Bucuron e Tomi Cunzir, Tomi Sivera e Dimri Jakelse. Sean Vasili Narbrecht Kakahim Dieli, e Chiftin Sika Dieli Dei, Kasanen Kamiesdita Ka Cigilin Sisibari, Samai Kiokli Komei, Komish e Pishk Gadita e Bukhol, Sikes Ndkriet Nioinusi e Pakimol, Trasnita cavorea pugliin in can, mebredra e bar, shroncas mun e col. Pugliini, cugliit dimrin banrka bora, cilioset vet metangul vera, ndon uirat ftoht trasnits, cibut har. Trasnita, si doib gatesht, kapak vera me mbjegje bën un buk, vrishte gjësht, mishurt bar, kana saime e gjera. Mbësheshe e bën trasnita, dane posh, vera bukje, ulin, gjiska, e shëndëlir, me vreshta që bëjnë verë me shëndosht. Gjitha ajre të zënë trasnit, e di stanon punendi në grokë që në vere dhe ljivisen, e ulin veç kanë gjidhje në vëndje të shtlon. Dëdi me rjegër ajri vëndulisen, borea më frine kejtë,
che di saher si fieta spiver chiaramente quis. Doi her che offri in zrartule del ver, sa met in grita in frim carpon charmate, e scataron de ruscian do hen ver, scundere un lini e gli se sto imbarrare, de ver si ai di nomes der ne frim, sa gitt carpon de detnas da ragare. Si so sen sen di merket in angrin, sa smunna dal mia chima sto scurbeni, e pui scabu per te, gli xiu, gli se andava a casa per non riuscire. Grazie, grazie anche a voi. Non c'è. Se si va non deve essere.